E quello che state ascoltando è Fumble! Perché quello che state ascoltando è Fumble e giochiamo ancora la leggenda dei Cinque Anelli, che è il gioco di samurai della AEG, ma di cui sta per uscire la quinta edizione. E Roberto fa partire il video! La quinta edizione della Fantasy Flight, di cui già si sono viste le immagini dello starter set e già lo voglio. Ah, sì? Perché ci sono i dadi con i simbolini dei samurai. Dovrebbero fare una specie di Kickstarter e fare anche il dado, quel dadone che quando lo tiri fa Esatto. Cazzo di dadone. Oppure che mentre lo rolli fa e poi quando lo lancio fa Dai, non lo comprerei su Kickstarter del genere se fosse esclusiva. No, basta. Pessimo. Oddio, penso tre lanci e poi si rompe il circuito interno. Perché... Esatto. Fumble Now, come dicono i cani. Fumble Now è importantissimo, potete ancora comprare i manuali di Urban Heroes sul sito di Fumble GDR. Esatto. E potete iniziare a prepararvi per giugno, che sarà un mese ricco di ricchi premi e cotillon. Molti cotillon. Esatto. Innanzitutto il 14 giugno sarò alla Social Media Week a parlare di giochi di ruolo, Fumble, narrazione, podcast e tutto quello che ci gira intorno. Se siete a Milano e avete preso i biglietti della Social Media Week, venite ad ascoltarmi il 14 giugno al mattino alle 10. Che cazzo stai facendo? Sto guardando chi ci gira intorno. Oddio santo. L'altra cosa importante è che il 16 giugno c'è il Free RPG Day. Per cui potete venire quanto a giocare. Quanto costa? Gratis, è free. È free. È l'unica parola che penso qualsiasi italiano capisca al volo. Free! Potete venire a giocare a Clotos e a Gattai free. E anche se gli altri vi facessero pagare, quei due potreste giocare free. Esatto. E venite perché annunceremo anche una novità per Fumble che nessuno ancora sa. Quindi la diremo la prima volta al Free RPG Day. E la cosa più bella è che non la sa neanche Claudio. No, infatti non lo so neanche io. La scoprirà quel giorno. The big secret. Si è scritto una lettera. Remind. E l'ha nascosta. L'ho fatta scrivere alla mia seconda personalità. E te la sei fatta spedire. Esatto. Che serve? Bel film. È come Split. Forse è già fatto. Ah, ok. Basta. Andiamo avanti. E poi, sempre il 14 giugno, la sera, non giocheremo alla Leggenda dei Cinque Anelli perché giocheremo a quel gran pezzo di manuale di The Genesis. Oh, attenzione! Che finalmente verrà usato. The Genesis. Faremo una one shot demo con la persona che si sta occupando praticamente di diffondere The Genesis Italia in Italia, perché hanno fatto la versione in italiano finalmente. Oh yeah. E quindi giocheremo con lui. Quella per cui avevi fatto una coda abnormissima per farti fare i disegni era in inglese? Sì. Ok. Che ho comunque pagato 96 euro. Sì, ma li valeva? Sì. E li valeva anche perché io ricordo benissimo il tizio davanti a te che aveva comprato tipo 6 copie, però tutte le 6 copie avrebbe pagato tipo 100 euro di disegno per ogni copia. Quindi vuol dire che il manuale è bello e i disegnatori sono bravi, perché sennò... E l'ambientazione è fighissima. Quindi siamo molto contenti di poter giocare a questo e ci sarà anche la special guest. Anche quello è tutto dadi custom? No, quello è pool di dadi da 6. Ah, ok. In più, settimana prossima, altra puntata speciale. Tutti questi speciali però. Perché giocheremo a Kagematsu. Sì, ma se ci sono troppi speciali, poi cos'è speciale veramente? La Leggenda dei Cinque Anelli. Ok. Quindi preparatevi perché giugno ci sarà un sacco di carne al fuoco, naturalmente, anche la domenica con le grigliate, quindi preparatevi a tutta la carne al fuoco che ci sarà. E questa sera continuiamo con la Leggenda dei Cinque Anelli, che l'ultima volta è finita in maniera tranquilla rispetto al solito. Ma sì! Uno dei cami parla alla volpe e dice a Gianni di non fissare la camera con quello sguardo che mette incinta le ascoltatrici. La miseria, faccia. Addirittura. È perché è affamato, sta aspettando la pizza. Esatto, non ho mangiato e quindi sono molesto. È la sofferenza quello sguardo, è solo quello. Esatto. Mi sopravvalutate, ragazzi. A questo punto Gianni farà il riassunto della puntata. Ma come ancora? fa il mandrillo, ti tocca.
Va bene, allora, cari ascoltatrici, abbiamo cominciato Alberto Angela dei poveri. Esatto, infatti. Tra l'altro mi manca un pezzo non indifferente per essere Alberto Angela, quindi evitiamo. La cultura, intendi? Sì, certo, chiaro. Allora, dicevamo, siamo finalmente partiti per il nostro voyage. Decidendo un itinerario direi abbastanza buono, con un piano solido e quindi hanno deciso di narcotizzarmi e di sbattermi in nave sapendo che sostanzialmente io non ci sarei mai salito, quindi Ida non ci sarebbe mai salito. Akuseki ha preso l'iniziativa. L'iniziativa e in stile E-Team sono stato sedato e legato in una stanza e alimentato con pasti di fortuna, onde evitare la mia rabbia insolente. Dopodiché, durante naturalmente il viaggio in nave, perché non intrattenersi con scommesse cretine a cui Akuseki perde ogni scommessa che fa contro di me. Esattamente, in questo caso perde clamorosamente. Ma perché questo è il modo GTR per il master per darci del loot. Esatto, contro Kitsune in una fantastico giro della nave in equilibrio. Arrivati al porto, ci siamo recati nelle terre della Mantide, quindi dai vassalli della Mantide, cioè la Volpe, dove abbiamo incontrato il felicissimo e soprattutto gentilissimo e empatico papà di Kitsune. Ora capite perché Kitsune è così. Esatto. Quanto gli voglio bene. Kitsune... È per questo che Kitsune pensava sempre che sua nonna fosse una puttana. Esatto. Eccoci. Kitsune perché lo diceva spesso al padre. Ha dimostrato un leggerissimo cambiamento Figlio. Di attitude non appena incontrato papà, dotandosi anche di usando la pelle di volpe per iperventilare. E quindi già la pelle di volpe è perfetta quella per iperventilare. Bello, esatto, vedere la faccia di Bayushi che si gonfia da un lato. No, in faccia la usi solo per fare. Esatto, per riportare la calma dentro il suo corpicino una volta avendo avuto i rapporti con il padre. Poi naturalmente dopo una serie di sfide al papà più o meno celate ha ottenuto una sorta di autorizzazione ad abbandonare le terre della volpe per la missione. Che in realtà lui non voleva assolutamente. Esatto, però lui conta sul fatto che noi che ti accompagniamo ci facciamo ammazzare per te. Si è fatto convincere dal padre che forse questo è il modo migliore. Io ma fosse stato per lui. Io faccio la cronaca nuda e cruda. Tanto bene. Esattamente, dopo aver magnato a sbafo a casa della volpe e dormito, siamo ripartiti alla volta delle terre del granchio. Già. Alla fine abbiamo saltato tutto poi lì nella mappa. Esatto, abbiamo scelto il viaggio breve e siamo arrivati a casa della mia famiglia, della famiglia di Ida, che si è dimostrata molto diversa rispetto alle altre famiglie, niente etichetta, solo soldati in addestramento, contadini in addestramento, oche in addestramento, galline in addestramento, tutti pronti per salire sul muro a fare a botte con gli esseri dell'ombra. Nella fattispecie abbiamo scoperto che il papà di Ida sostanzialmente è una sorta di figura leggendaria. È uno dei campioni dell'imperatore. Esatto. Anche le katane di fuoco è magiche. È uno di quelli che ha ucciso Loni. Si inchinano all'onore. Cazzo. E quindi siamo arrivati a essere ospitati dalla famiglia di Ida. Un po' snob suo padre. Il buon. Il mio? Sì. Ah, beh, sì, certo. ha tagliato un'intera scala di pietra. Chi c'è? I lavoratori poi che dovevano. Esatto. Dato una spada laser. Esatto. Cosa doveva effettivamente fare. Effettivamente ma, è successo. Ma da Kitsune te lo puoi aspettare. Dal padre di Ida che non pensa ai poveri lavoratori braccianti. Mi sembra un po' snob. No, esatto. Allora, sostituire le mattonelle fa parte dell'allenamento. No, okay. Per rinforzare. Dopodiché. Quindi spacca le scale una volta ogni settimana. Ma perché dà lavoro ai muratori e che poi fanno i muscoli perché esatto, lavorano. È fatto apposta. Toglie la carta da parati dalle pareti quando passa. Abbiamo visto alcuni diciamo tipi di addestramento del granchio, tipo quello delle 36 ore consecutive che piace moltissimo a mamme e bambini. E poi il buon Xiang ha pensato bene di andare a fare a botte
con si chiama allenamento. Sì, allenamento con un fantaccino del granchio, e hanno quasi rischiato di morire tutti e due. Nonostante gli avessi lasciato il primo colpo. Esatto, sganassò l'ignorante in faccia. E questa è sostanzialmente. What's happened next What's time? Happened next no. time? No, next time ha fatto un mischione col passato, poi passato, futuro, presente. A qualche madrelingua inglese sono appena esplose le orecchie, quindi ci ascolterete tra qualche mese in podcast. Era una citazione di Balle Spaziali. Quando il futuro sarà adesso, presto. Esatto. Alcune cose. Comunque, visto che Gianni sta un attimo occupato, io ne volevo approfittare immediatamente. Ok. Perché tanto immagino che siamo rimasti lì, no? Sì. Il padre se n'era andato, eravamo liberi di fare quello che facevamo fino a sera più o meno. Sì. Io voglio andare a cercare il responsabile, tipo il gran ciambellano del posto, quello che si intende più delle risorse. Pianifica gli spostamenti, avrà sicuramente conoscenze di ogni singolo libro e pergamena che c'è in questo posto. Ok. Fai un paio di domande in giro per chiedere, tanto sono tutti molto alla mano e disponibili, e ti indicano una persona. Io faccio notare a tutti: hai visto la spada fiammeggiante? Sì, sì, abbiamo visto. Mai vista così luminosa. È il nostro signore, è uno dei più grandi eroi dell'impero, quindi non potevamo aspettarci nulla di meno da lui. Se prima la volpe poteva credere che le voci fossero esagerate, i cavi l'hanno dimostrato. Grazie delle indicazioni. E vado a cercare il tizio. E ti indicano un uomo di nome Shugiri. Hida Shugiri. Ti dicono che è un samurai? Sì, sì, è un samurai, ovviamente. E ti dicono che è dentro al palazzo. Ti indicano più o meno la strada a seguire all'interno. L'interno del palazzo è, se possibile, ancora più sfoglio di ornamenti dell'esterno, che già rasentava l'austerità più totale. E anche dentro vedi che c'è un sacco di gente. Non sei probabilmente mai stato in un palazzo o comunque in un villaggio città così popoloso. Però passando anche in giro, vedendo le stanze, sono tipo giacigli funzionali da Home Depot, messi da Ikea, messi in un angolo, nulla di bello, nulla di artistico. Qua dentro un po' di arte c'è. Più che arte, l'arte sono armi appese ai muri. No, neanche, non ci sono molte armi. Vedi che ci sono un sacco di trofei, però. Ok. Quelli sì. Classico, ok. Ci sono sia armi che non sono evidentemente del granchio, perché portano lo stemma del clan del ragno o del clan del serpente, che non esiste più e che è stato annichilito. Immagino che alcune armi anche loro siano inutilizzabili, perché altrimenti non le appendono ai muri. Esatto. E beh, io aspetto sulla porta che mi noti. Poi faccio un passo avanti, faccio Shugiri. Shugiro Dono. Buongiorno. Voi siete? Kitsune, vedi che scorre una pergamena con nomi, eh. Non mi risulta nessun Kitsune, di che famiglia siete? Oh. Della famiglia Kitsune. Deve esserci un errore. Non mi risulta nessun Kitsune. Va, mi metto. Vedo il mio nome? No. Questo, la volpe pensa che sia molto strano questo. Sono la volpe è un compagno di Ida-san. Quale Ida-san? Oh, vero. La volpe dimentica sempre che qui tutti sono grandi avventurieri ed eroi. Lui si chiama di nome Kakuno. Kakunoshi. Kakunoshi-san. Voi siete un compagno o conoscente del figlio del nostro daimyo? Oh, sì, sono la volpe compagna. Sicuramente avete sentito parlare dei lupi. Ah! Ora chiamati Nue. Ho sentito il vostro nome pronunciato in queste mura. Cosa posso fare per non vedo voi? Nessuno qui che sembra di essere uno di quelli che ha assistito alla cosa fuori? No. Che passa vicino. No, perché no, allora, però tengo l'occhio attento, okay, per attirare l'attenzione.
La Volpe chiederebbe di poter parlare in privato per faccende particolari. Fatevi avanti. Vedi che ti fa entrare proprio un angolino nella stanza. Di base te la faccio breve, gli racconto con chi siamo, cosa, dove stiamo andando. E che il, se non ci crede, provo a enfatizzare che siamo riconosciuti, adesso non so io come farebbe con le parole, ma riconosciuti dal daimyo per questa cosa e siamo suoi ospiti. E gli dico, la Volpe sa che le terre d'ombra sono molto pericolose e che sicuramente le persone che vivono qui sono le più adatte a impartire la loro saggezza su un vassallo della mantide. Speriamo di potervi aiutare. La Volpe avrebbe due favori da chiedervi. Chiedete, vedremo se è possibile. Il primo è semplice, si chiamava, aspetta, non mi ricordo, l'avevo segnato, come si chiamava? Tu te lo sei segnato, il super Shugenja che aveva fatto i viaggi in tutti i piani, non te l'hai risegnato? Cazzo, l'avevo segnato. Super Shugenja? Quale super Shugenja? Daigotsu? Daigotsu, no. Il super Shugenja, quello che aveva viaggiato, l'unico che aveva viaggiato in tutti i piani, in tutti i vari, il Gakido, il Toshigoku, eccetera. Mai saltato fuori. Sì, sì, l'avevo detto io. Non da parte mia. Ah, se l'hai detto te, no, che mi frega cacchio. L'avevo detto io perché avevo letto. No, ma l'avevi segnato, perché avevo raccontato questa, vabbè. Se lo trovo al volo. Vabbè. Quel tizio, lo Shugenja che ha girato tutti i piani. Ma è una questione di principio. Sì, ma la questione di principio la fai dopo. Se è possibile una copia, e penso sia un libro abbastanza diffuso. Pergamena. Una pergamena. Una copia soprattutto del passaggio in cui ha affrontato le Terre d'Ombra. Sì. E il secondo favore è, visto che la Volpe e i suoi compagni, anche il figlio del Daimyo, sono diretti da Ragno. La Volpe può parlare onestamente? Non esiste altro modo di parlare in queste mura. La Volpe è un po' preoccupata. Le sue conoscenze delle Terre d'Ombra sono molto, molto esigue. Sicuramente qui so che saranno, la Volpe sa che sono cose molto protette, ma per caso una visione o una copia di qualche pergamena che potrebbe aiutare il suo gruppo ad affrontare le Terre d'Ombra. Beh, se la conoscenza delle terre di quello che vi aspetta, cerco di fargli capire con sincerità che sto cercando pergamene da Shugenja, che magari ci avranno una raccolta. Ti dice, se è conoscenza sulle terre d'ombra che cercate, non ci sono problemi. Purtroppo questo palazzo non è famoso per il suo interesse per le arti divinatorie. Oh, non... Siamo piuttosto interessati alla loro distruzione, eventualmente. Beh, il potere dei kami è sempre aiuto. Non avete Shugenja qui? Non nella famiglia Ida. Beh, la Volpe immagina che abbiate raccolto negli anni qualcosa che potesse essere utile. Non lo teniamo sicuramente qui, sono gli inquisitori Kuni che se ne occupano. Peccato, grazie comunque per la sua disponibilità. Ad ogni modo le farò avere copia di quello che ha chiesto. Ringrazio. Natatokei. Ok. Cazzo, faceva ricordare. E tu l'hai scritto da qualche parte sul biglietto? Io ho scritto Natatokei, ma non ho segnato chi fosse. Ah, quindi... ok, quindi l'hai segnato però. Non avevo...
Non avevo idea di che cosa fosse. Perché non è normale che sia il master, per il solito segnarsi le cose così. Ma il master sa. Il master sa. Il resto del palazzo vedete che è sempre in subbuglio, e anche quando inizia ad arrivare il buio, a calare il sole, c'è sempre comunque almeno del brusio di fondo di qualcuno che si allena da qualche parte o che sta costruendo, riparando, sistemando, martellando armature e armi per renderle più forti. È un posto estremamente vivo. E tuo nonno, a un certo punto, dopo che ti sei ripreso dallo scontro nel piazzale, e hai avuto modo di riprendere fiato, ho paura anche tu, inizia a parlarti e ti dice: si apre. Questo è si spacca la tazzina del tè. Il nonno che si beve una birra. Ora che siamo così vicini ai Ciuda, non devi perdere di vista il tuo obiettivo. Cosa sai della famiglia Ciuda? Giusto appunto volevo andare dal signore di questo castello a chiedere. Sai chi sono i più esperti della famiglia Ciuda? No, i draghi. E sai per quale motivo? Perché sapevano che ti avevano ucciso? No. Perché portiamo su di noi l'onta di essere stati a noi a originare la famiglia Ciuda. E perché non me l'ha mai detto? Non sapevo chi fosse stato a rubare le nostre pergamene, ma tutto questo ha effettivamente senso. La famiglia Ciuda ha un solo obiettivo. Quale? Sentiamo. Rimanere l'unica famiglia viva. E non si fermeranno davanti a nulla. Di tutte le famiglie nel di Rotuga. Tutto il mondo. Oh signore. Hanno rubato pergamene ai monasteri dei draghi quando ancora si facevano chiamare clan del serpente. E credo che gli dèi si stiano giocando con noi o si stiano facendo beffe degli uomini di questo impero, se ci hanno messo sulla stessa strada di Unisawa. Perché anche a loro è dovuta parte della discendenza della famiglia Ciuda. Ok, adesso sono confuso. Come? Aspetta. Le fenici e i serpenti che hanno originato i Ciuda? Sì. Ottimo! Bell'accoppiamento. Questo avveniva migliaia di anni fa. Un migliaio di anni fa, per l'esattezza. Ma forse è il caso di tenere gli occhi particolarmente aperti quando andrai oltre il muro. Non fidarti di loro. Dei tuoi compagni sì. Ah, e perché mi dovrei fidare di un Ciuda, scusa? Se il reo deve aver ucciso voi. Potresti anche pensare che non tutti i Ciuda siano degni del tuo disprezzo. Non è così, tutti i Ciuda sono degni del nostro disprezzo. Ricordatelo. Assolutamente. Per convincere è facile, Vabbè, il nonno poi è leggermente imperativo. Poi l'hanno leggermente ucciso, quindi... E non accetterà un no come risposta. Credo non... sì. Lo vedo particolarmente motivato. Kaku! Allora, è casa tua. È casa mia. Io volevo fare una chiacchierata col papà. Che infatti sta semplicemente aspettando l'ora di cena, e quando inizia a sentire l'odore di stufato che inizia a diffondersi per il cortile, senti una mano che ti si appoggia sulla spalla, bella pesante, bella solida, è di tuo padre, e ti dice: credo che tu non mangi da troppo tempo, ti vedo deperito. Sì padre, devo avere ancora i postumi del viaggio in nave. Pensa, sono riusciti a farmi navigare. E come ci sarebbero riusciti? Uno mi ha narcotizzato
E poi mi hanno legato a un letto. Devo dire che i tuoi compagni sono pieni di risorse, mi piacciono. Oh sì, sono i migliori compagni che si potrebbero avere. E come mai uno dei vostri compagni non è venuto con voi? Non è venuto con noi perché c'era una questione da risolvere da dove siamo partiti. No, intendo quello che è in città ma non è con voi. Che compagno è in città ma non è con voi? Seki. Ah, giusto. Vedo, vedo. Oddio, già. No, era la vedova, era da un'altra parte. La vedova era da te. Da me. La vedova era da te. Ora è andato dall'exine del Ghida. Ah, è vero, che voleva morire per Snu Snu. Padre, non è molto avvezzo alla nostra cultura militare. E ha semplicemente creduto che una persona non samurai non potesse presentarsi al cospetto del daimyo. Ma in realtà lui è un valido combattente, semplicemente ha delle abitudini molto particolari. E quindi abbiamo pensato che fosse più divertito a intrattenersi con le nostre guerriere invece che intrattenersi con i nostri guerrieri. È più abile nell'usare della lancia, ma di un'altra lancia. Beh, l'importante è che non si senta in difetto per qualche cosa. Se l'hai scelto come compagno, sono sicuro che sia valido anche lui. Oh no, 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 nel momento in cui lo dovessimo chiamare formalmente arriverebbe senza problemi e sarebbe anche si comporterebbe anche con il giusto livello di impertinenza. Ottimo. Io avrei una richiesta da farvi, padre. Intanto siete arrivati nella stanza da pranzo, da cena, ed è una mensa gigantesca. Esatto. Piena di tavolate, vedi che questo è tipo il primo turno, poi ci sarà un secondo, terzo, andranno avanti. Poveri cuochi. Ti fa sedere ovviamente di fianco a lui, bottiglia di sake, bicchiere, bicchiere e già si sta comincia. Versando. Ok, perfetto. Ecco da chi ho imparato. Esatto. Quando mi avete fatto la domanda sul mio compagno, io mi riferivo ad un altro compagno che in questo momento non è con noi. Gli racconto in breve la storia di Kakita. Al di là, alla fine, di come andrà il suo duello e quindi di come potrà eventualmente sopravvivere o meno, la sua tecnica con la spada è degna del muro. Perderlo, lasciarlo marcire come Ronin sarebbe il più grande delitto che noi potremmo perpetrare. Quindi vi volevo chiedere di prendere in considerazione l'idea di farlo entrare nei ranghi del granchio. Credo di avere in mente un'idea su quale sia il posto adatto per lui. Che sia. Quando questa enorme avventura sarà finita e torneremo a... e io tornerò ad occupare il posto che mi spetta in cima al muro per difendere l'impero, se lui sarà ancora vivo ve lo presenterò. E poi voi potrete disporne come meglio preferirete. Credo che tu sia diventato abbastanza grande da poter decidere anche tu come disporre dei tuoi compagni. Senza dubbio, ma io vorrei lasciarlo libero di scegliere, però vorrei fargli vedere di quanto lui potrebbe ancora essere d'aiuto ad altri. Lui si considera morto, ma secondo me c'è la possibilità di farlo rinascere. Per questo penso che, da quello che mi hai detto, sia adatto al giardino di Giada. Il giardino di Giada tu l'hai sempre sentito, non ci sei mai stato, perché è un posto oltre il mare che divide praticamente le terre del granchio da quelle del ragno, ed è l'ultimo avamposto dei granchi fuori dalle vostre terre, in territorio non contestato da nessuno, che è un intero castello costruito di Giada, almeno le mura esterne, certo, in modo che la corruzione delle terre d'ombra non arrivi dentro. C'è persino gente che riesce a coltivare all'interno del castello, quindi è autosufficiente e è il punto a cui tutti gli scout del granchio tornano per fare tappa prima di tornare a riferire al daimyo. Quindi è un posto che di per sé è molto pericoloso, però è anche un posto che è necessario rimanga intatto il più a lungo possibile. Sì, è una proposta che presumibilmente potrebbe accettare. È un luogo estremo di frontiera dove le etichette e le suddivisioni che in questo momento investono l'impero
restano molto lontane. Potrebbe avere la giusta libertà per poter vivere come vuole e contemporaneamente recuperare il suo onore. Avrei anche modo di controllare com'è il giardino, credo, se vi state effettivamente avventurando oltre il muro. Senza dubbio, sarebbe stata mia intenzione farvi tappa prima di arrivare alle Terre del Ragno. Mi rendo conto che la missione è molto difficile, anzi, se voi aveste delle informazioni, delle ultime informazioni degli scout circa le condizioni delle Terre del Ragno, voi sapete che non mi sono mai piaciute e soprattutto non credo che la decisione dell'imperatore sia stata buona. Però chi sono io per contestarla? Dalle Terre del Ragno arrivano voci un po' contrastanti. Alcuni villaggi sembra che abbiano ritrovato un certo equilibrio dopo che l'imperatore ha deciso che il ragno sarebbe stato uno dei grandi clan. Si sono sforzati, hanno trovato nei guerrieri del ragno dei validi difensori che li difendevano dalle creature d'ombra, e sia i nostri cuni che gli inquisitori della Fenice si sono assicurati che tutti i samurai del ragno corrotti fossero tenuti sotto controllo. D'altro canto, la famiglia Daigotsu non ha una storia che renda facile la collaborazione con loro, e tantomeno i loro vassalli Ichuda. In particolare dovreste essere attenti da loro. Sembra che i villaggi intorno alle terre della famiglia Ichuda siano stati svuotati di ogni uomo, giovane o vecchio che fosse, in grado di sollevare un'arma, e che sia stato richiamato dal loro daimyo per qualche motivo. Ai villaggi sono rimasti poco più che donne e bambini. Molto strano come comportamento. Per questo ti dico di stare attento, non mi convincono. Sembrerebbe la preparazione a un assedio in un caso, o la preparazione all'ammasso di una grande armata dall'altro. Se pensano di assalire il muro, sono dei folli. Se pensano di distruggersi all'interno, potreste trovarvi in mezzo a una guerra civile. I rapporti tra Ichuda e Daigotsu come sono in questo momento? È un vassallaggio sentito o è un vassallaggio imposto? I Ichuda hanno liberamente scelto di unirsi al clan del ragno quando, ancora secoli fa, sono stati scacciati sia dalla Fenice che dal drago, quindi credo che il loro sentimento in quel campo non sia cambiato. Forse sperano di diventare la testa del clan. Grazie padre, ci saranno molto utili queste informazioni. Ora bevi. Certo. È tempo di pensare a cose più piacevoli. Eh sì. Alla salute del gran Kanpai. Kanpai. E tracanna il e si parte. Io notoriamente contro di lui perdo sempre. Vediamo se anche stasera perderai. Ah, giusto. Cosa tiriamo? Un bel tiro di atletica, direi. Ok. Perfetto, 4K3. Atletica per bere. Sì, qua è uno sport. Ammazza. Oh, raga, 5-4-1-1. Ok, quindi ho fatto 10. Lui ha fatto 28. Ok, perdo male. Perdi male. Come minimo mi dirà che mi sono rammollito a causa dei viaggi. Te l'ho detto che sei deperito, devi mangiare di più. Il grasso fa bene allo stomaco perché permette di digerire meglio il sake. Avete ragione, padre. Mi alzo, prendo una delle portate che mettono, una dei vassoi che mettono in mezzo per gruppi di soldati, me lo metto davanti, stile Bud Spencer, nelle più grandi mangiate della sua vita, e parto. Lui contento prende un ciotolone di ramen e per dimostrare che non ha nemmeno paura del calore del brodo del ramen si beve tutto il brodo in un unico... Okay. Cazzo fa? Dai, i tuoi compagni non stanno mangiando a sufficienza, portate dell'altro stufato per loro. E noi riso? Siamo lì? Sì. Dopo un po'. Vero. Tu sei lì.
Io sono se, lì. Se volete mangiare siete lì, se non volete no, mangiare io sono no. Io mangio perché devo mettere in forza. E a informarmi il più possibile su Le Terre d'Ombra, tutto quello che posso trascrivermi, anche le leggende. E ogni tanto se qualcuno passa sono dietro una libreria che faccio... Che compenso però per non farmi vedere da nessuno. Io prendo... E quindi prendo gli appunti proprio come se ne dipendesse della mia vita in tutti i sensi. Perché è così, tra l'altro. Ci sono messaggeri personale, cioè persone. Sì, ok, sì. Ne prendo uno molto gentilmente. Gli faccio la descrizione di Agashi. E gli dico... Sì, scusa, che poi non è più Agashi. Akuseki. Dico a questo messo, trova questa persona... E quando la trovi, informa il gestore del posto in cui si trova che tutto quello che lui farà sarà offerto dagli Ida. Sì, padrone. E gli metto in mano un cosone d'oro, un coco dei miei, un coco che copre tutto. Sto già pensando che quello servirà solo per la... come si chiama? Quel che sarà, sarà. È un bel po', è un capo. No, appunto, che coco. Servirà per capo la cosa. Esatto. Oh, io mi viene in mente quando paghi per uscire di prigione. Sì. La cauzione. La cauzione. Ah, così chi non è mai finito in prigione? Infatti. Al massimo è scappato dai tetti. È però... furbo, esatto. È scaltro come una faina. Non dire volpe. No. Volpe no. Volpe no. Io chiedo a papà Ida cosa sa del clan del serpente. E come questo è diventato il clan dei Ciuda. Facendogli capire con sincerità che so della Fenice. Ok. Tiro sincerità. Fai un tiro di sincerità. 22, rispetto ai miei standard. Questo è un tiro importante e quindi hai fatto un punteggio basso. Adesso quando... Va bene, Kirin. Ma no! No, no, non l'ho detto, no, che l'attivavo. Non lo buttare così. Ma non è che lo butti. Ma no, vabbè, ma... Non l'ho detto che lo attivavo, non l'ho detto che lo attivavo. Quindi non c'è. 22. 22. Ah, la famiglia Ciuda. Vedo che tutti siete interessati a una delle peggiori famiglie che abbiano mai calcato le terre di Rokugan. Non le nascondo che lo è il drago. La famiglia è stata fondata da Isawa Ciuda, che ha salvato la vita dell'imperatore 1200 anni fa. Era un guerriero della Fenice che, per essere premiato della sua fedeltà e della sua bravura, ha avuto il dono di poter creare il proprio clan, il clan del serpente. Non avendo spazio nelle terre della Fenice per un altro clan, si sono rifugiati nelle terre del drago, che erano molto più inabitate, e hanno prosperato per secoli, si potrebbe dire, fino a che il capo del loro clan non è stato corrotto da uno Shuten Doji. A causa di questo spirito hanno studiato la magia del sangue e sono diventati dei terribili Mao Tsukai. Tanto che uno di loro ha sfidato i daimyo dei clan principali che vivevano intorno alle terre della famiglia Ciuda, tra cui il campione dei Matsu, da cui è stato infine sconfitto alla città dei ricordi. Da lì la famiglia Ciuda è scappata, cercando rifugio oltre il muro in modo che nessuno avesse il coraggio di andare a prenderli. E non hanno mai fatto ritorno fino a che qualche anno fa l'imperatore non ha deciso che anche il ragno sarebbe tornato ad avere uno status elevato all'interno dell'impero. Questo non vuol dire che noi ci siamo mai fidati di loro. Neanche un drago lo fa. Nessun drago si fida dei Ciuda. Mio nonno dietro. Sarebbe molto più facile per una rana fidarsi di uno scorpione che per un granchio fidarsi di un Ciuda. E che tutto dire?
Cosa cercate in particolare nelle terre dei Ciuda? Allora, io ripenso alla katana di fuoco, quindi onore forza 10, e glielo dico dritto per dritto quello che cerco, che so che l'assassino di mio nonno è Ciuda, aiuto, qui non mi ricordo dove ho scritto, Masuashi. Ho messo un MHS, qui c'è qualcosa che non torna. Può darsi. Che ha rubato un'antica pergamena che mio nonno aveva, stava completando e studiando, che per mio nonno era assai importante e che devo recuperarla ad ogni costo per il drago. Capisco. E che è la mia missione d'onore. Allora la butto lì dritta per dritta, non gli lo guardo in faccia e non gli nascondo niente. Se è una pergamena che hanno trafugato, sicuramente l'hanno portata nel loro tempio del veleno. Vi invito a non restare troppo al tempio del veleno. I suoi pilastri sono fatti interamente di ossidiana. Eccola. Quindi se pensate di recarvi presso quel tempio, arrivate con un piano preciso e uscite il prima possibile. Il problema è che non ne abbiamo uno preciso. E allora che gli dèi vi benedicano e vi guardino. Preferirei più studiare un piano e sapere di più di questi Ciuda. Potreste forse chiedere al mio ciambellano, potrebbe saperne qualcosa di più. Non sono io quello con pergamene e scritti, purtroppo. Se posso farlo in vostro nome sarebbe un ringraziamento infinito da parte di questo. Un compagno di mio figlio è un mio compagno, quindi sentitevi liberi di fare tutte le richieste che siamo in grado di accontentare. Posso fare una brevissima interruzione di regole? Sì. Vai. Tu c'hai 190 di insight. Sì. Tu quanto c'hai? 174. Tu sei rank 3. Eh? Tu sei a un punto dal rank 3. Ok. Io sono a 3 punti dal rank 3 perché non è 200, è a incrementi di 25. Da 1 a 149 rank 1, 150, 174 rank 2, okay. 175, 199 rank 3. No, perché ho visto okay. Che c'erano 8 rank, dicevo cazzo, gli Shugen già prendono 3 spell a rank, vuol dire che c'hanno tipo 9 spell alla fine del gioco. Invece no, i rank sono tipo 10. Ok, allora se sono vivo stasera è rank 4 direi. È probabile. No, ma da 200 se, no, se a 200 sei rank 4. Quindi fatti con 3 picks vado. Io ce l'ho già perché è un punto, potrei spenderlo proprio. Io ce l'ho uno solo perché mi sono vuoto. Niente, allora considera di principale che ho il tatuaggio della felice. Ok. E che era abbastanza importante. Che per il pubblico è tatuaggio. Ci ho messo 40 minuti per trovare gli Shugenja, perché è una cosa così nei clan, però... ha avuto no, il suo favore, vedi? Che per il pubblico a casa il tatuaggio della fenice per Xiang è che se muoio brucio tutto il vuoto che ho ma ritorno su a pieni punti ferita. Già. Quindi ciao. Devi avere almeno un vuoto. Sì, esatto. Beh, e quindi d'ora in poi mi terrò almeno un vuoto. Ma ci sono mostri che lo succhiano. Gli spiriti. Ah, sì. E qui la mia era una battuta per intimorire Simone. No, il problema è che più che intimorirlo è... hai creato un metallo. Ci sono mostri che lo succhiano. Va bene, prendiamo anche. Che lo succhiano vuoto. Sì, sì, certo. Anche questo comunque metallo. Lo succhiano a vuoto. Esatto. Cioè. Guarda che non ne usciamo. Sto facendo apposta. Ah, ok, va bene. In questo caso hai via. Senti, ti dico solo che ho riascoltato la puntata di Angeli e Nefariti. A un certo punto ho smesso di segnare i metalli. Ce ne sono talmente tanti che. Padre Flanagan. Ma stiamo giocando a Leggende dei Cinque Anelli e padre esatto. Flanagan non è qui, purtroppo, altrimenti avrebbe già distrutto le terre d'ombra. Per fortuna. Le maledette terre d'ombra. Esatto. Prima però avrebbe siglato un contratto con De Benedettis. Bene. Quindi col vostro permesso. Non hai segnato il metallo comunque. No, perché non sono ancora in pari. Dopo la cena. Dopo lo farò. Dopo la cena andrò a conferire col vostro ciambellano, se me lo consentite. Vi ringrazio, sommo Ida. Di niente, sommo Renshu. Che non ricordo come si chiamava. Beh, non lo chiameresti mai per lui. No, assolutamente. Caro zio. Beh, zio.
Mario e un po' come il suo spiritello. Oh. Bella, zio, c'è gente. Il personaggio è. Mi perdi la pagina che avevo accuratamente trovato. Ecco qua. Grazie. L'ho trovata. Perfetto. Il resto della cena passa abbastanza tranquillo. Tu che stai studiando? Su che cosa ti stai quindi focussando? Concentri più sulle famiglie, sul territorio? Allora, mi sto concentrando principalmente su quello che si concentrerebbe un ragazzino che ha solo sentito parlare di zombie ma non ha mai avuto una cultura approfondita e si ritrova in mezzo a un apocalisse zombie. Quindi tutti i best seller, tutti anche quelli un po' minori, un po' informazioni frammentarie ma tante, tutti i punti deboli delle possibili creature, cosa evitare di fare per sopravvivere. Allora, fai un tiro di conoscenze. Summa. Immagino sia intelligence. Sì. 19. Allora, tra le cose che riesci a raccogliere ci sono un po' di dettagli su come funziona la corruzione, perché è la cosa più importante, evita come evitare di essere morsi. Esatto. Praticamente la Giada vi risparmia dalla corruzione dell'essere semplicemente nelle terre d'ombra, mm-hmm, senza problemi. Però piano piano si annerisce. Molto piano, dovresti starci un centinaio d'anni, quindi saresti... È una madosca. Se vengo morso da uno zombie e ho la Giada addosso, succede qualcosa? Secondo le leggende? Oh, no, qua c'hanno dati veri, altro che c'hanno leggende. La famiglia Ida, i dati alla mano. C'hai big data, c'è l'analysis. Allora, sia entrare in contatto con creature molto corrotte o entrare in contatto con il sangue anche poco corrotto di qualcun altro è un inizio di corruzione sicuro. Se ho la Giada addosso, fa qualcosa. La Giada cerca di respingere la corruzione, ma il tuo sangue deve resistere. C'hai un tiro, sostanzialmente. Ok, ma quindi questo se la metto al collo? Sì, devi avercela addosso. Che trovo qualcosa che succede se la ingoio? No, è uguale, non fa nessuna differenza. Non è nel sangue. Però magari fa più effetto. Ok. È possibile bruciarla? Se è solo una cosa iniziale, hai qualche probabilità di riuscirci. Okay. È possibile bruciare te, se no è il caso. No, nel però caso... è il classico amputare il braccio nel prima caso... che la malattia si diffonda. Nel caso tu venissi corrotto, la cosa migliore da fare non è tenerlo nascosto come fanno nei film di zombie. Esatto, è quello che sto proprio facendo, per quello ho fatto l'analogia con gli zombie. Perché sia la famiglia Cuni, che è del clan del Granchio, che gli inquisitori della Fenice possono tenere... No, a parte percepirla, e se non l'hai dichiarata ti ammazzano. Ti ammazzano, esatto. Ma soprattutto ti possono fornire il tè di Giada che serve a contrastare le... Lo possono fare solo loro? Sì. Allora, però allora passo tutto il resto della serata a cercare informazioni sul tè di Giada pensando che lo possa fare anch'io. Ovviamente. Perché c'ho il rituale del tè. Ok, no, il punto è che viene... coltivato solo da un monastero di monaci della fratellanza di Shinsei sotto il diretto controllo degli inquisitori della Fenice e della famiglia Cuni. Vado a chiederne in giro. E non è un modo di preparare il tè, è proprio quella qualità di tè. Ah, vado a chiederne in giro. Non possono venderti, non c'era nessuno se non... No, ma le vado a chiedere un po' in giro. Ti dicono che non esiste e che anzi iniziano a guardarti anche un po' male dopo un po'. Ok. Perfetto. Poi sospettano che tu... Io dai primi tre che mi dicono no, al quarto sono abbastanza agitato e poi torno a leggere di nuovo per tutta la notte. Altre cose? Quando non passa nessuno. Quando passa qualcuno, impettito, maschera, che sfoglia il libro usando un po' di venticello, è dei cami. È sempre una pergamena comunque perché... No, ma c'erano anche dei libri. No. Solo pergamene. Sì, tu srotoli in verticale. Quindi. Non esistono i libri. Inventerò i libri. Va bene. Altre cose interessanti sulle terre d'ombra che scopri è che oltre ai grossi mostri che tutti si aspettano, e ai non morti che vagano. Quanta gente muore di quelli che mandano anche a fare solo pattugliamenti brevi? No, i pattugliamenti tendenzialmente tornano vivi, a meno che non incontrino quelli che vanno gigante in giro per settimane. La maggior parte torna. Ok. Cioè, a meno che non vadano proprio a cercarsela, a cercare di uccidere una bestia in particolare.
Le cose da cui stare più attenti che possono capitare più spesso sono incontri con i goblin. Pokémon. E con gli spiriti delle persone che sono state uccise nelle Terre d'Ombra. Ah, che bello! Ma spiriti incattiviti? Sì, perché non sono, sono stati trascinati a forza fuori dalla ruota della reincarnazione. Sono gli spiriti del Gakido che si nutrono di sentimenti morti arrabbiati. Come le paludi morte del Signore degli Anelli. Okay. Praticamente sì. Non accendete luci. E l'ultima cosa interessante che scopri del posto, dei posti dove state per andare, è che la famiglia Ciuda pare abbia dei mezzi per usare la magia del sangue senza farsi scoprire nemmeno dagli inquisitori della Fenice. E poi chiaramente quindi so, non si è mai sicuro. Chiaramente scopro che, immagino tra le varie cose perché è abbastanza conosciuto, che quindi sono i, che i Ciuda c'hanno sia i, sono famosi abbastanza sia per i monaci che per gli Shugenja anche e per i Maho. Sì. E c'hanno un po' tutto. Sì, tendenzialmente tutto ciò che non è sovrannaturale. No, però tutto ciò che è sovrannaturale è il loro dominio. Mmm. Bastardo. Che famiglia di merda. Abbastanza. Io cerco di trascrivermi tutte le cose importanti, tipo non farsi mordere, controllare le braccia, perché di solito nei report dicono che la corruzione si espande velocemente. Ma cosa stai facendo? Penso nella parte dove c'era una libreria, una biblioteca. Okay. Sì, dove il ciambellano gli ha indicato. Mi sto scrivendo proprio le note, quelle importanti, quelle che... Il bigino. Delle miglior cose da fare. Portarsi acqua pulita. Vediamo, non bere anche acqua. Anche questo è importantissimo. Posso fare per la prima volta nella mia carriera fumble una pustolinata? Vai! Posso fare un tiro per vedere se immagino dove è lui. Per sbucargli alle spalle. Ok. Secondo me, è un po' secondo me, conoscendomi, hai un raise gratuito. E come dice bene Luca, anche se rotolare la pergamena è un po' metallo. Investigazione, Claudio. Investigazione. E consigliano anche, tu che stai prendendo appunti, di cercare altri amuleti, perché metti che perdi quello di Giada che ti hanno dato. Ah beh, quello lo chiedevo insieme al tè. Se praticamente andavo lì e gli chiedevo, ma il tè? E dicevano, di cosa stai parlando? No, non si può. Ma di Giada. Oppure a un certo punto mi sono messo fuori dalla biblioteca e passava la Giada e dicevo, Giada? Giada? No, un po' di Giada. Oh zio, c'è una Giada. Se famo a Giadina. Esatto. Ah, poi uso anche, e lui magari se mi becca, io sto usando tutti i miei incantesimi della terra. Ho un 9 c'è. Sì, e il resto che fa cadere. Ho un 8 e 7 laggiù. Ma no, non sono, questi non ho tirato. Ho tirato 9, 2, 2, 3, 1. Io ecco perché erano buoni, perché non li avevi tirati. Tutti i miei incantesimi della terra per chiamare vari spiriti di animali diversi. Bene, e chiedere se loro sanno qualcosa che può aiutarmi per proteggermi. O mi possono dare qualcosa per proteggermi. E verso l'ultima spell vado a chiedo a uno spirito se può recuperarmi del tè in qualche modo. Fai un tiro generico. Ho fatto un bel tiro. Se fai un bel tiro. Ho fatto un meraviglioso colpo. Questi due mi inseguono per chissà quanto. Allora, 2 di rank più 3 dell'anello basta. Più basta e un raise gratis. Con 14 lo trovo. Sì, anche perché non è molto difficile. No, neanche troppo. Vedi che parecchie persone stanno discutendo del tizio che è andato in giro a chiedere del tè di Giada. 22 un raise. Eh beh, effettivamente. 22 un raise. Ok, io arrivo alle spalle di Kitsune mentre sta scrivendo il suo bigino. No, vedi che sto parlando con tipo uno scoiattolo al cimitero e gli sto dicendo: allora, il monastero si trova circa qualche chilometro da quella parte. Circa qualche chilometro. Perché non lo so esattamente, è segreto, no? Le prossime nocciole che prende sono quelle delle tue palle. Tu cerca di là e se lo dovessi trovare la volpe ti ricontatterà dalle Terre d'Ombra e poi ci raggiungiamo. È importante, il destino della famiglia Kitsune potrebbe dipendere da questo. Ok, tutto chiaro, te lo ripeto, per sicurezza. Kitsune, ci sei mancato. Ida-san. Ti tiri su. Se avevi bisogno di informazioni sulle Terre d'Ombra, te le avremmo date noi tranquillamente. Ah sì? Sapevi che, e tiro fuori il fatto più raro, no, più raro che ho trovato tra quelli, tipo, che ne so, i denti degli zombie se tritati fanno
Sostanzialmente qualunque cosa dall'altra parte. Ok, allora io tiro conoscenza terre d'ombra per vedere se... Vediamo quanto l'ho trovata io ardua però allora. Ma aspetta, ero con te. Perception sarà. Ah, non so se sei venuto con me. No, io andavo da investigazione. Cos'è investigazione? Non so se è la stessa strada. C'è lui, ma... Investigazione è per... Quindi perception. È la stessa strada quella che ha fatto Ida per andare al Ciambellano? È difficoltà 10. Ok, allora sono quello che ho trovato di raro. È tipo se tagli una gamba c'è un 50% che ti salvi. Ok. 8 7 11, 8 7 15 19. Lo sapevi? Sì, e tu lo sapevi che se cauterizzi la ferita con della giada calda hai il 70% di possibilità di salvarti? Inizio a cercare. Certo, lo sapevo. Inizio a aggiungere senza, con rapidità di mano sulla pergamena. Mi vede chiaramente, ma lo aggiungo sotto. Beh, ci servirà della giada. Ne avremo, stai tranquillo. Uno spadone di giada. Andremo in un luogo che è interamente costruito di giada. Ti sentirai sufficientemente al sicuro lì? Beh, può una volpe aver paura di un'ombra? Non lo so. Scusa, non era rara la giada? Non qui. Non qui. Il Ciambellano da dietro. Non e, qui. E ricorda. Ho capito, ma un intero posto costruito di giada. La famiglia Kitsune ha imparato. Non ha mai potuto mettere in pratica con tutti i giorni come la famiglia Ida. Ma la famiglia Kitsune, faccio solo illuminare di verdogno la mia mano, sa affrontare l'ombra. E una volpe ha paura solo della sua di ombra. Bene. Sono molto contento per te. L'unica cosa che ti volevo dire è... Non credo che nelle terre d'ombra tu abbia tempo di leggere. Le volpe si adattano facilmente. E con sincerità cerco di fargli passare la più alta sicurezza di questa persona. Vai. Spendo un void. Che bello. Allora, sincerità è 2 più 3... più uno del void e tengo 4. Beh, tiro 3. Ce l'hai fatta, direi. 15, 23 e 14, 37. Bene, Kitsune, sono molto felice che tu ti senta sicuro e tranquillo. Ma tutto questo parlare di sicurezza, che non sia il figlio del daimyo che ha paura? D'altra parte noi sappiamo solo storie. D'altra parte noi sappiamo solo storie di te sul muro. Non ci hai raccontato tanto di esserti inoltrato. Non ti preoccupare, ci penserà la volpe a proteggerti dagli spiriti. Oh, non ho dubbio. Mi metterò giusto dietro di te quando arriveranno le creature dell'ombra. Ricorda che le volpi sono molto veloci, quindi stai al passo. Ah. E mi giro e me le vado. Sta stressato dalla discussione. Esatto. Ok. Tu invece vado da Chiang. Ti acciambello. Vai dal Ciambellano e faccio. Lasciamoli stare, sti due. Lei è un altro compagno del nostro signore? Sì. Cos'altro può fare questo umile servo per voi? Ho parlato con il sommo Ida e... Quale? Sommo è il daimyo, cioè. E mi ha concesso l'accesso ai vostri archivi riguardo quello che potete sapere sulla famiglia Chuda. In particolare sul Tempio del Veleno. E sulle sue difese, su cosa si conosce di questo tempio. Lasciate che vi racconti qualche cosa su questo tempio, che adesso ha cambiato nome. L'hanno rinominato Shinnumen Mori, come se cambiare il suo nome rendesse meno orribile le cose che sono successe in quel posto. Viene chiamato il Tempio del Veleno perché il daimyo della famiglia Chuda ha sviluppato delle tecniche di interrogatorio particolarmente convincenti per cercare di replicare un rituale di cui avevano trovato una pergamena
scritta, pare, raccontano loro, di pugno da Fuleng, che avrebbe risvegliato il primo Oni. Per nostra fortuna non sono mai riusciti a completare quel rituale, che probabilmente è un falso. O forse gli scorpioni sono arrivati prima di noi e hanno requisito la pergamena originale, chi lo sa. Questo quanto fa? Poco dopo essersi uniti al clan del ragno. Che fuori, cioè prima del 700 anni fa. Molto prima, ok, quindi non è quella pergamena, vabbè. Anche perché non può troppo malvagia per essere dal drago, ok. In più si vantano anche di aver trovato la tana di uno dei sei draghi. Il drago d'ombra. Eh beh. Motivo per cui hanno creato un ordine monastico per proteggere quella che viene ritenuta l'ingresso alla tana di questo drago. Che cosa c'entra questo col Tempio del Veleno? Perché le tecniche che i monaci hanno sviluppato derivano direttamente dalle tecniche di magia del sangue che gli interrogatori della famiglia Shuda avevano sviluppato al Tempio del Veleno. Diciamo che se un fratello di Shinsei è in grado di invertire il flusso del chi di una persona, i fratelli delle ombre della famiglia Shuda sono in grado di distruggere il chi di una persona col tocco. È più vicino alla branca del vuoto. Troppo. Alcuni dicono che loro siano in grado di entrare fisicamente nel vuoto e attraversarlo come se fosse uno stagno. Dopo quello che mi avete detto non stento a crederlo, se distruggono il chi di una persona. Inoltre, ma questo è un fatto più risaputo, i pilastri delle colonne sono di ossidiana. Sono completamente di ossidiana, sì. E quindi chiunque vi si trovi all'interno impazzisce entro breve tempo? Questo è forse uno dei motivi per cui la famiglia Shuda non è mai riuscita a togliersi quella brutta fama di orribili, sanguinari uomini d'arme. A differenza della famiglia dei Gotsu, che almeno ha cercato di dare una parvenza di umanità. E se uno dovesse entrare in quel tempio, come si potrebbe proteggere per il breve tempo? Non mi risponda non entrandoci. La Giada potrebbe proteggere per qualche tempo una persona, ma verrebbe consumata. Avrò bisogno di Giada allora. Da quello che mi è parso di intuire dalle parole del nostro Signore, credo che ne avrete a sufficienza per affrontare il viaggio che vi aspetta. Vi sono pergamene che riportano la struttura di questo tempio e i pericoli che vi sono all'interno, perché vi devo cercare una pergamena sul Tal Drago. Fai una prova di investigazione tu per lui. Tu per lui? Sì. Sti cazzi, ci spendo un punto vuoto. Ah, che bello aver alzato a 6. Quello è un 10. Un 10, vediamo, Allora, tengo 4. Aspetta, me lo sono perso. Tengo 4. Quindi no, questo non è. 5. 6, 7, 12. Era un 7. 12 più 12, 24, 34. Che fuori tiro. No, 34 è buono, dai. Abbiamo una descrizione molto dettagliata di un nostro scout. Però purtroppo non posso assicurare che le sue parole siano completamente veritiere dopo il tempo passato all'interno del tempio.
ci baseremo su quello che le parole, che le parole che sono state vergate. Poi, d'altro canto, anche la miglior conoscenza, quando viene a infacciarsi con la realtà, non sempre ne è coincidente. Da quello che ci ha raccontato il nostro esploratore, si tratta all'esterno poco più di una piccola capanna, quasi come se fosse un edificio di poca importanza. Ma sotto cui un Oni pare si sia seduto a tessere una ragnatela di corridoi con il suo stesso sangue, scavando la terra con l'acido che scorre nelle proprie vene. È un posto estremamente intricato e quella che sembra la strada più ovvia pare sia sempre quella che porta alla perdizione. Insomma, un bel posticino. Per passarci le vacanze. Oh no, affanculo. E tanto a lui non tocca più un cazzo. Non so. Vero, devi essere senza paura come la volpe. Voi non avete mai saputo nulla di tutto ciò, né in passato né in presente. Lo so. E spero neanche in futuro. Questo sarà da vedere. Quello da vedere. Voglio un sacchetto di carta. Prima te lo gonfio, poi te lo scopo. La volpe è stata sempre sprezzante del pericolo. Sì, nel senso, perché scappava. Mai scappato. No, mai. Neva. Ho iniziato io con Baiushi, vorrei ricordarti. Ah, lo ammetti quindi. Ah, Simone sì. In gioco è chiaramente stato Umon. Ovvio. Io gli ho solo dato la spada. Poi... questo non è un discorso pro armi. Meglio non averle. Poi, se c'è altro che posso fare per voi. E dove si trova il posto? Perché finora ha detto tutto bello, ma non dove si trova. Ah, il posto è un altro bel posto. Si trova nel vulcano più alto. Nel mezzo delle terre d'ombra. Per entrarci nel vulcano più alto in mezzo alle terre d'ombra c'è il divino di Scientology, quindi Xenu. Esatto, quindi è lì che ci aspetta tutto. Ah, io pensavo che cosa più alto delle terre d'ombra c'è, cioè, il nome era Mordor. No. E ci devi buttare un nessuno anello di Giada. Entra nelle terre d'ombra, esatto. Cammina nelle terre d'ombra. Sono sicuro che il mio signore sia in grado di guidarvi fino a là, ma nel caso vi doveste perdere e separare, proseguite verso l'interno delle terre d'ombra per circa 4 giorni a piedi. Troverete una foresta le cui foglie sono rosse come quelle del sangue versato dagli uomini che hanno osato addentrarsi. All'interno della foresta troverete la città dei perduti, al cui margine sorge il Tempio del Veleno. Non troveremo mai se è perduto. È vero, ma la città dei non perduti, è la città perduta, è la città dei perduti. Guarda che te non ci sei. Perché sono arrivati lì e si sono persi. Ma, certo. Quindi la troverete e non ve ne andrete mai. Appunto, quindi meglio non andarci. Ma ci deve andare. Nonno vaffanculo, quanto cazzo pesano quei 3 punti? Secondo me ti tiri, cioè, a furia di me vaffanculo, cioè, non è che mi bisogna dire che anche tuo nonno sta rischiando parecchio. Sì, anche non si permetterebbe mai. Anche tuo nonno sta rischiando parecchio, perché lui comunque è spiritualmente di fianco a te. Se viene nella città dei perduti e tu fai una fine orribile, non penso che lui torni tra gli antenati, come dire, oh, ci penserà il mio prossimo nipote. No, torna al tempietto di drago come gli antenati di Mulan. Dipende. A meno che non diventi corrotto nella città perduta e potrebbe, poi attacchi il muro e distrugga la famiglia Ida. Potrebbe. Perché la famiglia Ida? Perché scusa, attacca il muro a un certo punto, quando prende forze. Bene. Diventa corrotto. Il muro è però fatto di 3 famiglie. Ma muore solo quella vita. Ah, ok. Perché... ha deciso. Perché sono quelli che vanno per primi. Certo. Ok. Le grandi teorie cospirazioniste.
Se non c'è altro. No. Perché voglio dimezzare la popolazione del mondo. Direi che mi hai dato abbastanza notizie brutte. Le scie d'ombra sono pericolose. Il ciambellano in questo momento si sta chiedendo effettivamente quanto senno abbia il figlio del daimyo. No, per lui è estremamente normale, ah, invece. Okay. Il resto della serata passa abbastanza tranquillo. Tu che devi andare nelle ombre per mesi e tuo padre, vabbè, torna bene. Mi raccomando, non accettare giada dagli sconosciuti. Esatto. Sì, sì, tranquillo. Non accettare ossidiana dagli sconosciuti. Beh, non accettare ossidiana, appunto. Beh, cos'è che c'è da un pezzo e se la porterà dietro? Si chiama una spada lunga così di ossidiana. Mando lui nel tempio, ti ho detto prima o poi. Però hai i sigilli. Ma perché il tempio è di ossidiana? Sì. E quindi non ci puoi stare i troppo. I pilastri del tempio. Il famoso tempio. Libro, anche i pilastri d'ossidiana. Certo. Di Ken Follett. Di un po' dove la cattedrale. Di Kenji Follett. Esatto. Kenji Follett. Potremmo andare avanti ore. Non gli voglio unici... andare nelle terre d'ombra, sto cercando di prendere tempo. L'avevamo capito. Gli unici che rimangono ad allenarsi tutta la notte sono il drappello di soldati di mia cugina che stanno portando avanti. Io, visto che studio tutta la notte, a un certo punto scazzato dalla cosa, devo andare a dare un po' di fastidio a quelli che si allenano. Auguri e figli maschi, perché da molto lontano. Sì. Che tipo di allenamento stanno facendo in questo momento? Si sono divisi in due gruppi, hanno preso praticamente degli scudi e si stanno spingendo per vedere chi viene ogni buttato tanto a terra per primo. Ogni tanto qualcuno gli cade lo scudo e poi lo devono raccogliere. Sì, perché vedi che probabilmente sono quasi molto, alla fine delle 36 ore. E allora su uno che mi sembra molto stanco, per un paio di volte gli voglio fare, mentre va, che si asciuga magari il sudore dagli occhi e si avvicina allo scudo, fagli uno scudo illusorio a mezzo metro più in là, in modo che vada lì per prenderlo e poi farlo sparire e farle credere che stia impazzendo. Ok, giusto per rompere i coglioni. Sì, un paio di volte, perché lo devo fare, è la mia convinzione. E poi non mi fa pensare alle terre dopo. E poi vedi, probabilmente collasso sulle mura. E vedi che sono talmente stanchi da non riuscire a capire che è un'illusione, che veramente si prende un attimo per riprendersi, si mette la mano sulla fronte poi e dopo si sposta, prende l'altro. Sì, sì, ma giusto per... Io faccio una strematina tra di me. Sono estremamente stremati. Quando vi svegliate al mattino, nel piazzale c'è già gente che si sta allenando o sta iniziando a preparare cose per qualcun altro, tipo i servi che iniziano a mettere i manichini, i bersagli per le frecce e tutto il resto. Io mi sono addormentato tipo su una scala lì di fianco. Vedi che ti hanno messo una coperta addosso durante la notte. Poi mi stiracchio e inizio a barcollare per il cortile. Ok, e ti... Perché non mi sono abituato a svegliarmi così da urla. Cazzo, prendi lo scudo, spacca la testa. Più che altro ti rendi conto che avevi la testa appoggiata addosso a qualcuno. A chi? A Kuseki. Kitsune. Kuseki. L'inquietudine. Si può allenarsi così la mattina a quest'ora? Così no, in altri modi mi sono già allenato. Tu a quest'ora di solito dormi? No, io a quest'ora in genere sono sveglio da un'ora. Esatto. Non vi capirò mai. La volpe non vi capirà mai. Il segreto è fare tanti piccoli sonnellini durante la giornata. 10-15 minuti. E poi è la forza di continuare tutto il giorno. 10-15 minuti? Non raggiungi neanche lo Yume-do. Non è importante raggiungere lo Yume-do. Come no? Certo che è importante. Perché se ti svegliano mentre sei nello Yume-do, muori. Il sonno si spezza. Hai notato che a volte, dormendo di meno, ma svegliandoti in momenti precisi, sei più sveglio? Perché sei già uscito dallo Yume-do. Pensa a me che dormo così poco da non entrarci nemmeno nello Yume-do. Difatti la volpe vede che la tua energia spirituale è un po' stanca. No, la mia energia spirituale è stabilissima, credo. No, ma non farò un'altra scommessa. È un po' stanca. Dove sono gli altri?
Non lo so, ho visto che dormivi qua e ho pensato di rendere utile questo simpatico set di inchiostri che mi hanno regalato. Va bene. Mi ha disegnato roba in faccia come non ci fosse un domani. Esatto. Non sei mai stato... disegnato l'altra metà della maschera. Non sei mai stato bravo a disegnare. Ma direi che mi sono allenato abbastanza. La volpe ti è stata l'ispirazione? Decisamente. La volpe di ispirazione a tutti e vado in giro per il cortile. Con mezza maschera faccia disegnata in faccia. Vabbè, io servo il rito del lavaggio. Cioè vado in cortile, mi tolgo l'armatura, prendo un secchio di acqua gelata e me lo verso addosso. Quindi ti sei svegliato, ti sei messo l'armatura, sei uscito, ti sei tolto l'armatura. Assolutamente, perché nessuno gira senza armatura. L'armatura sono i mutandoli degli Ida. Esatto. Esatto. Tra l'altro è bellissimo perché in questo momento questa scena si vede da due punti di vista differenti. Da quello di Kitsune, dove si vede Ida tutto, che sembra quasi un orso abbassato così, che prende il secchio e se lo rovescia in testa. Dalle guerriere invece degli Ida lo vedono in armatura sfolgorante, impettito, che si rovescia il secchio e i capelli al vento mentre al rallentatore cadono delle gocce sull'armatura brunita. E Akuseki che guarda le guerriere che guardano. Le guerriere che guardano ammirate. Che guarda tutto. Perché? Sì. Akuseki va bene, guarda tutto. Akuseki è John Harkness. Viene verso di te, infatti, a un certo punto. Akuseki. Ida. Akuseki, ben trovato. Vedo che. Le terre degli Ida sono un po' più accoglienti delle terre degli altri clan. Come si raccontava, sono molto contento. Le terre o le donne? Ho detto le terre, ognuno capisca ciò che vuole. Oh, anche noi siamo contenti. Alla fine qui c'è troppo poco tempo per i fronzoli. Grazie anche per aver pagato. Dovere? No, non era un dovere. Ma per questo ti ringrazio. Dobbiamo partire per un'avventura in cui tutti saremo fratelli e in cui ciascuno sarà la speranza dell'altro. Farlo partire con delle frizioni interne o con delle scortesie. Penso che questa avventura sia partita con delle frizioni interne. Esterne. E mi metto a ridere. Esterne. Per me. Ah. Quindi direi che... esordire con delle scortesie non era il miglior modo. E poi, dopo tutto, qui tu sei... al di là di quelle che sono le divisioni, un compagno. Punto. Io sono il padrone di casa, io offro. Domanda da cos'è qui? Dimmi, Kitsune. Dimenticato. La volpe si è dimenticata, sì. Del tè? 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 Beviamo il tè. E la volpe voleva chiederti: come dobbiamo rapportarci? Cioè, sei uscito allo scoperto o comunque sei che clan della Fenice, samurai integerrimo? È ciò che sono, Akuseki. Clan della Fenice, samurai figlio integerrimo. Del daimyo della famiglia Agashi. Figlio del grande samurai della famiglia Agashi. Ok. Buono a sapersi. E l'altra domanda invece è per il master. Chi sceglie l'imperatore? La discendenza di sangue. Ah, è proprio di padre in figlio. È un re. Figlio o figlia? Ma no. Quindi in passato, cioè il primo, a parte è stato scelto dai Kami? No, non è stato scelto dai Kami, era uno dei fratelli che è stato il primo a essere scelto tra quindi loro. Quindi che clan? Non ha mai avuto un clan perché è subito stato imperatore? Non mi ricordo, mi pare del leone. C'era un clan, sì, ok. Sì. Ma adesso non mi ricordo. Poi comunque la famiglia imperiale è andata avanti per la propria strada. Chiaro, ed si è separata dai clan. Va buono. Te. Oh. Perché te? Ma te sia. No, Siang. Faccio un cenno. Sei informato? Sei pronto? Preparato? Abbastanza. Sarà un viaggio difficile. Oh sì. Comunque avremo le giuste provviste. Vi chiedo una cosa, quali sono le priorità dei lupi? Dei nue? Mettere i sigilli a quel Mautsukai. Per impedire che faccia degli altri danni sull'impero. Passare il meno tempo possibile nelle terre d'ombra. Vabbè, questa è una priorità della volpe.
No, penso che sia una priorità per tutti fare quello che dobbiamo fare. E credo che ognuno di noi abbia una propria priorità, che non so dire quale possa essere più importante. Beh, la volpe non ha nessuna priorità. Beh, a quella dei lupi. Ok. E la priorità dei lupi sarebbe? Mettere i sigilli a Matsukai. Matsukai. Quella è la priorità di Ida. Io non credo che sarà possibile o necessario mettere i sigilli a quel Matsukai. Credo che sia più probabile informarsi. No, credo che sia più probabile cercare di sopravvivere in questo momento, finché non troviamo il Matsukai. Se ci diamo come obiettivo trovare il Matsukai e sigillarlo, finiremo morti probabilmente appena usciti dalle mura. Vedi che un recap dei piani delle lupi aveva senso? Sì. E ci vuole un obiettivo. Beh, ma ora non sappiamo nemmeno dove dirigerci. L'obiettivo è... Come non sappiamo di dove dobbiamo andare? Sappiamo di dover cercare presso una delle due famiglie del clan del ragno, probabilmente la famiglia Daigotsu. E in una delle due famiglie... Ma in che città delle della famiglia Daigotsu? Sappiamo anche che una di queste famiglie ha anche qualcosa di interesse laxiale. Quindi cerchiamo di fare... E quella famiglia è una questo... famiglia di Matsukai, quindi... È probabile che potremmo iniziare da lì. Del drago e del... Potremmo iniziare da lì, tenendo sempre a mente qual è l'obiettivo finale e cercare il tragitto più veloce, rapido e indolore per morire. Amalgamare il tutto. Ma morire. Tenderei a far morire un'altra persona, non noi. Ma senza dubbio. Se il clan Ida ci fornirà quello di cui abbiamo bisogno, siamo tutti al sicuro. I kami ci proteggeranno. Soprattutto Mitsuhashi. Minciuga. Dopo avergli fatto sputare dov'è la pergamena di mia nonna. Ok. Che sia chiaro qual è uno degli obiettivi del drago. Va bene. Quindi, essendo l'obiettivo del drago un obiettivo di Nue. Un obiettivo del drago, un obiettivo? Di Nue è il nome, il nuovo nome dei lupi. Lo sai che Kitsune ci ha regalato quei sigilli di legno con sopra. Vedi che sei un po' offeso. Multiforme. Perché non vuole più chiamarsi lupi, ma vuole chiamarsi Nue. E quindi cos'è un Nue? È quel mostro che ha la testa di capra, il corpo di coccodrillo, le zampe da fungo e la coda di serpente. No, è un po' più semplice. Ed emette il... L'hai letto, bastardo. Ed emette il verso di un tordo dorato. Di un tordo dorato. Allora, perché visto che siamo un mischio di... Era il Nue perché è un mischio di samurai, non samurai, ronin e cagata. Assolutamente. Allora, e qual è l'obiettivo dei lupi? L'obiettivo dei lupi, come dice Akuseki, è sopravvivere alle Terre d'Ombra fino a che non abbiamo trovato il Matsukai, che è, diciamo, non più sigillato nel corpo di suo zio. E una volta che l'avremo trovato... con le buone o con le cattive, ridurlo a... Mettiamola in questi termini. Non credo che, nonostante la potenza di Kitsune, noi abbiamo uno Shugenja o una quantità di Shugenja, dato quello che è normalmente necessario, sufficienti a sigillare di nuovo quello spirito. E se io ti potessi dire che una volta che dovessimo trovarlo potremmo chiamare gli inquisitori? Se mi stai dicendo che non dobbiamo richiamarlo qui, riportarlo qui, e che li possiamo chiamare dove siamo senza scatenare una guerra tra clan, io sono d'accordo. Teoricamente i Nue hanno un asso nella manica per questo. Qualcuno che conosce molto meglio della volpe, come funziona tutto quel tipo di invocazioni ai kami. Certo, c'è solo un piccolo problema. Il suo sangue è corrotto e non è qui con noi. E non è qui con noi. Al momento. I kami dicono che presto sarà qui con noi. Va bene. Anche perché gli avevo raccontato esattamente tutto dove stava andando. Nel caso specifico dovesse arrivare, vedremo come si comporta. Forse in due potremmo avere almeno una speranza di farcela. Io vi posso dire che il drago, durante tutto questo viaggio, ha quasi completato l'addestramento per colpire i chakra di un individuo corrotto e bloccarli per un breve periodo. Conosciamo esattamente questo, deve essere lo scopo di noi. Se molto probabilmente la volpe e la fenice non dovessero riuscire a sigillare, quello che interessa a questo gruppo è di il tempo di riportarlo indietro.
forse quello potremmo riuscirci. E nella peggiore delle ipotesi mette davanti la spada. Ma solo la peggiore, e gli riportano dietro la spada. No, non forse... ho sicuramente intenzione di usarla per una facezia. Forse credo che non ci siamo capiti. Quell'affare non entra nelle terre di Ghida. Quindi se non lo si sigilla, muore là. La peggiore delle ipotesi, infatti. Perché? Riportarlo indietro non è contemplato. Perché? Se non è sigillato è un pericolo. Se non è sigillato non può infrangere, no, e passare sigillato. Il muro. Sigillato. Ah, non può passare il muro? No, non è vero. Cioè, è già stato di qua. Penso che gli ammazzerebbero. È già stato di qua perché è nato di qua. Non vuol dire che non possa tornare. Ah, no. Io so, io credo che intenda che la famiglia Ida si premurerà che lui non torni indietro. Non che sia fisicamente impossibilitato a farlo. Ma devi leggere tra le righe. Ok, ma non portarlo oltre il muro. Ci sarà, qui potrà venire qualcuno più adatto di noi per sigillarlo permanentemente. Sì, è l'unico luogo dove potremo portarlo. È al di là del mare. È un avamposto dell'impero. È sicuro, isolato e soprattutto non è dentro il confine dell'impero. Il nostro dovere è non far entrare ciò che c'è nelle terre d'ombra nocivo. Ma hai detto tu stesso che è nato qui, non è esattamente parte delle terre d'ombra. Adesso è parte delle terre d'ombra. Noi non sappiamo nemmeno quanta forza abbia acquisito attraverso la corruzione nelle terre d'ombra. Tra le conoscenze che ho avuto la sera, un po' degli Ida e tutto quanto, e le mie, so che ci sono delle protezioni magiche sul muro. Cioè, per renderlo più solido. Io, passando nella terra, potrei passarlo tranquillamente? Sì. Infatti qualche cosa ogni tanto passa lo stesso. Ok. Con tutto il rispetto per il clan degli Ida, ci sono cose che sono in grado di passare il muro tranquillamente? Certo, questo è fuori discussione. L'importante è che il clan degli Ida non lo sappia, sennò quelle cose verrebbero perseguite, inseguite e uccise per tutto il territorio dell'impero. È la missione a cui che ci ha affidato l'imperatore. E non serve un sigillo a un Ida per inseguire un essere corrotto e ucciderlo. Certo, ma se la nostra priorità è di sigillarlo, potrebbe anche, se non dovessimo riuscire per qualche motivo a raggiungere questo giardino di Giada, che mi sembra un'ottima idea, portarlo qui al muro e farci aiutare potrebbe non essere... Portarlo fuori dal muro e farci aiutare, sì. Portarlo dentro il muro e farci aiutare, no. Bene, siamo d'accordo sul portarlo al giardino di Giada qualora non riuscissimo a applicare il sigillo. Oltretutto tutta quella Giada potrebbe anche aiutarci a contenerlo. Assolutamente. Dubbio. Beh, sicuramente riusciremo a applicare il sigillo, almeno non quello permanente. No, è chiaro, c'è più Giada al giardino di Giada che in tutto il muro. Ma potrebbe esserci impossibile arrivarci. Dobbiamo arrivarci. Bisogna sempre avere un piano B, so che... Il piano B purtroppo è questo, no, esatto. Accarezza la spada. Oh là là. Ma so che... I lupi non erano abituati ad avere neanche un A, ma si spera che con il tempo certe cose cambino. Sì, il piano B è lì, e nel momento in cui Akuseki non dovesse farcela utilizzarlo, c'è il piano C, che è sempre lì, lo usa Ida. Se non ce la fa Ida, il piano D è sempre lì, lo usa Kitsune. Nah. Puoi contare sugli miei. E allora siamo. E se finché dovesse fallire anche quello? Tu sarai già morto in quel momento. E se dovesse fallire anche quello? Non sarà più un tuo problema, perché il tuo spirito andrà a perseguitare i tuoi antenati e gli antenati dei tuoi antenati e anche quelli vivi. O forse peggio, i nostri antenati, conoscendo esatto. Il suo spirito. Ah sì, oddio, andrebbe a dare fastidio a tutti. Il mio spirito sarebbe una bella gara, ha un obiettivo da perseguitare ben preciso. Papà. Lo sapevo, andava a cagare il cazzo al padre. Scusa, c'ha ragione. Tu sì, si attaccherebbe le catene apposta. Fare È l'unico modo che lui, che non è uno Shugenja, non ne conosce tanti. Che per cui potrei essere io a rompergli il cazzo e non lui. Secondo me, però, non so perché, ma lui ti rimprovererebbe anche lì. Ma non avevo detto di non andare a cagare. Ma non mi può picchiare col bastone. È vero, ma può essere molto severo. No, e però il primo discorso sarebbe: ma io ho fatto come hai detto tu. Ho messo davanti il granchio ed è morto. Ho messo davanti il drago ed è morto. E poi il tuo piano non era ottimo, papà. Pure la felice. Esatto.
gliel'ha buttato nel culo, letteralmente. Prego, prego. Beh, quando abbiamo intenzione di partire, quindi? Direi immediatamente. Sicuramente mio padre avrà approntato tutti i preparativi per il viaggio e... Oh, io ho una lista. Equipaggiamenti provviste. Bene, non avrai da che... da fare altro che sottoporgliela. Il punto di vista c'è il tè. Se sarà nelle nostre possibilità, sarai accontentato. Porti la lista al ciambellano, perché non la porti direttamente al daimyo, anche perché non sai. No, no, ma io non la voglio portare a nessuno, nel senso che lui ha detto che ci daranno delle cose e poi io faccio i check con la lista e se manca qualcosa la vado a portare. Devo fare una ovviamente domanda... manca qualcosa, tipo il tè. Quello senza dubbio. Devo e continuerà fare... a mancare anche dopo. Un carretto nessuno. Di Giada non credo che lo diano. Non ce l'ha nessuno. Una domanda. Un cavallo di Giada neanche. No. Dica, Xiang. È un po' un mix con la... alla D&D. Mm. Ma se chiedo un'arma da palla di fuoco. Se chiedo un'arma da Monaco, tipo un nunchaku, mm-hmm. come si chiamano quelli, falcettino a Monaco. Sì. Lo posso usare io con i suoi danni da pugno come succede per me? No, come no. Te lo... no, uso l'arma. È un caso un'arma. Io so anche perché l'hai chiesto. Glielo chiedo specificatamente. Perché non vuoi toccare le creature corrotte. No, veramente quello non debole. È un problema. Ma non ti corrompi tu? Non tanto. Meno facile. Beh, prima parte. Perché ho 5 alla terra, quindi parto bene. Poi dopo un'aria a 4. Ma che si sappia, sia in che fuori dal gioco, la corruzione, c'è una corruzione che non ha salvezza? Tutta la corruzione c'ha il tiro? No, nel senso, tutta la corruzione... c'ha magari un tiro salvezza sulla costituzione, oppure ci sono delle fonti che ti pigli la corruzione e t'attacchi? Ci sono delle cose che se ti succedono o te la pigli, ad esempio se fai uso di magia del sangue non c'è tiro, te la prendi, quello è automatico, tranne gli shugenja del ragno. No, gli shugenja del ragno la prendono lo stesso, imparano di base, però non devono trovare allenatore strano. No, esatto, ma soprattutto gli shugenja del ragno, non importa quanto sia corrotto l'incantesimo che fanno, prendono solo un punto alla volta. Ma poi muoiono di corruzione? No, diventano creature d'ombra. So cosa questa è la fine che fanno tutti gli utilizzatori di corruzione. Sì, praticamente sì. Non o c'è... diventi un non morto o diventi okay. un... Non c'è una scuola un che arriva tipo a 9999 di corruzione, ma non arriva mai al punto da diventare una creatura d'ombra. So cosa chiedere al papà di Kaku, come Ida, no, Kaku? Ida, di Kaku, Ida, sì. Dei tirapugni con delle pietre di giada. Dai, io glielo chiedo, magari lo sanno fabbricare. Non è assurdo. Allora, innanzitutto vedete che vi hanno portato, praticamente è un sacco abbastanza grosso come questo cestino, di piccoli pezzi di giada. Mm. E Kitsune, che si è informato la sera prima, e Ida, soprattutto Ida che ne ha ben donde, fanno un conto più o meno, essendo voi in quattro, questa quantità di giada vi proteggerà per 3 settimane. Minchia, brucia in fretta. Le pattuglie che di solito vanno, qual è la più piccola? 4-5 persone. E quelle standard? Beh, non sono mai meno di 3. In genere. Ma in c'è la cosa che 4. Non sono neanche mai più di tot, perché comunque non puoi andare con l'esercito, perché sennò sono cazzi. Sì, se in genere, invasione. In genere stanno entro la decina. Sono i party? Sì. Entro la decina di persone, anche le famiglie del granchio li prendono come guerrieri che passano. Esatto. No. Più di 10 inizia a destare troppi sospetti. Sì, e anche perché ci sono tutti i mercenari che circolano lì, no? Esatto. Quindi quella quantità di giada vi proteggerà per più o meno 3 settimane. A meno che qualcuno di voi non muoia nel frattempo, e quindi dura di più. Dura un pochino di più. In più tu chiedi un'arma di giada e loro, se è fattibile, non faccio pressioni, ti dicono non c'è nessun problema. Tira pugni di giada. No.
Purtroppo quello ci metteremo parecchio tempo a prepararlo. Vabbè, voi preparatelo per dopo, non si sa mai. Però ti possiamo fornire dei tonfa. Sì. Sì, sì, sì. Ti danno due tonfa di giada. Il cui danno base è 0K3, a cui aggiungi la forza. 0K3, aggiungo la forza. L'attack roll, dopo lo guarderò come fare. Vabbè, è un 3K3, buttalo via. Di giada. E a meno che tu non voglia, come dicevi, il falcetto. Un tonfa e un falcetto, in modo da poter spaccare e tagliare. Se me lo possono dare entrambi, ma è meglio. No, il tonfa è solo. Il tonfa è un bastone, praticamente. È il manganello. Non penso che all'ogni faccia tanta differenza se lo taglio e lo picchio con la giada. Ma chi chiedo? No. Chi chiedo al Fabio, quindi. No, non molto, però. Qual è meglio? Chi può dirlo? Una lama fa sempre comodo. Prendiamo un coso. Come suggerito da un kami dell'etere, prendi un kama. È un kama. Che dovrebbe fare 1K2 di danno base a cui aggiungere la forza. Quindi 3. No, 4K2. Vabbè, no. Che anche per la prima volta ha delle armi. Avevi un bastone che non hai mai usato. Questo è lusso, che cazzo me ne serve il bastone se faccio una fucilata di danni coi pugni? Quanti danni fai? 94. Col bastone sei. In più, vedono che siete già abbastanza addobbati per andare oltre le terre d'ombra. Che avete già delle armature che non portano segni addosso, che vi aveva date il ragno. E vi danno ovviamente razioni e acqua, compresa una borraccia testa fatta di giada, sì. In modo da poter prendere anche acqua lungo la strada e decorromperla. Ovviamente anche questa prima o poi si distruggerà, però dovrebbe più o meno coprire la quantità di tempo per cui avete giada. 3 settimane. Le terre d'ombra sono veramente un posto brutto. Sì. Ci sono dei posti dove meno. Vabbè, certo. Però se ti fermi in mezzo al tempio del veleno, devi essere preparata ad andarci. Certo. In più arriva anche il daimyo. Ovviamente, quando vi state preparando per partire, che si avvicina a Kaku e gli dice: padre, figlio, grazie di tutto quanto ci avete donato per questo viaggio. È tuo quanto è di qualunque altro guerriero della famiglia Ida. Lo so, però sono risorse importanti che sottraiamo ai nostri uomini, quindi apprezzo il loro sacrificio. Loro apprezzano il tuo sacrificio. Stai andando contro un nemico di cui non sappiamo molto e che potrebbe essere estremamente difficile da battere. Questo è vero, ma noi non possiamo fallire. Se anche solo in un minuto il nostro spirito viene corrotto dal pensiero di poter fallire, abbiamo già fallito. Bravo, questo è lo spirito giusto di Unida. Porterò l'onore del granchio al di là del muro. So che lo farai. Abbraccio il papà militarmente e poi mi congedo. Com'è abbracciare militarmente? Aspetta. Un abbraccio vigoroso pac, pac, con pacche sulle spalle. Ah, okay. tipo no, rottura delle vertebre e poi okay. E poi si parte. Grazie papà, l'ernia. Sì, nel caso specifico mi fa male lui. Ovviamente. Auguro anche a voi di tornare presto in questo palazzo, in modo da poter festeggiare la sconfitta di un nemico che sembra insormontabile e un'amicizia forgiata con il sangue, l'acciaio e i chilometri consumati. Sarà un onore alzare il calice con voi.
e svuotare tutto il sake che avete dentro le vostre mura. E potrò vantarmi di aver finalmente fatto bere anche un monaco. Posso bere un beh, una volta con la pergamena, sì. Sì, vero, vai, vai, cazzo di pane. Ti puoi sfondare, esatto. E se anche durerà un bicchierino. Blu. Spero di rivedervi presto. Una nave vi sta aspettando al molo oltre il muro. Bene. Non voglio trattenere oltre i prossimi eroi di Rokugan, quindi... Arrivederci, padre. Che lo sguardo dell'imperatore sia sempre con voi. E sia. E sia. Tu hai ancora la mezza maschera disegnata. Fantastico. Nessuno me l'ha detto. Ogni tanto vedi qualcuno... Non sono abituato a persone così belle. No, cose. Io ti guardo pensando che sia una cosa della volpe. Sì, oltretutto non è così. Capito. Che guardo Kuseki, che sarà impassibile, guardo lui e fa, vabbè. Andiamo. Per tutti, dove cazzo stiamo andando? Cioè, della serie, perché si parla di isola. Al giardino di Giada stiamo andando. Dov'è il giardino di Giada sulla non mappa? È, non è un'isola, è oltre lo stretto che separa le terre del granchio dalle terre del ragno. Del è ragno. Già nelle terre del ragno, d'ombra, praticamente, sì. Quasi nelle terre del ragno. È come Gibilterra. Sì, praticamente ah, sì. Ah, ok. È un okay. Piccolo stretto che però ha aiutato, tra l'altro, a contenere la corruzione. Mm-hmm. Oltre al muro, c'è proprio il mare in mezzo. Ho capito. Ed è più o meno una giornata di barca. Sti cazzi, la faccio nello stretto. Perché non vi stanno dando il veliero. Vi stanno dando una barchetta, una chiatta da mercenario per non andare nell'occhio. Giusto. C'è il timoniere, che anche lui è vestito in maniera assolutamente anonima, quindi nel caso vi... Ma non aspettiamo... Chi? Takita, Izawa... Ho già dato istruzioni affinché nel momento in cui dovessero arrivare li avvertano. Ah, ci stiamo dirigendo. Giustamente. E... Il marinaio fa un cenno, un inchino a Ida. Signore. Sono il tuo signore qua. Per di questo là... mi sto permettendo di farlo ora, signore. Di là sai come ti devi comportare. Avete pensato a dei nomi? No. Potrebbe essere il caso di non presentarvi come Ida Kakunoshi. No, signore. Quello senza dubbio. Non mi presenterei mai sporcando il mio nome in luoghi tanto terribili. Generatore? Sicuramente troveremo delle identità strada facendo. Dobbiamo aspettare ancora qualcuno? No. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare un Ronin della gru con una spada di bambù e uno Shugenja della Fenice. In questo caso... portateli nel più breve tempo possibile verso il giardino di Giada. Mafalda. Ah, giusto, cinesi. È vero. No, è Mavangulo. Dove mi sta mandando mio nonno? No, dove tu stai mandando tuo nonno, è ben diverso. Non lo so, guarda. È ben diverso. Buon nome anche per te. Aspetta, prendo il giapponese. Sì, sì, grazie. Sì, no, cinese, dai. Inizia a spingere il barcone con uno di quei pali che sono più dei pezzi di legno molto lunghi che effettivamente dei remi per allontanarsi dalla costa e dopodiché tira su una piccola vela che vi porta dall'altra parte del mare. Il viaggio è molto tranquillo. Vedete che non ci sono molte navi, ovviamente, che girano in questo tratto di mare. Anche i pescatori, i villaggi di pescatori del granchio stanno più verso sud per stare il più lontano possibile dall'altra sponda. Mm-hmm. E
passate la notte sulla barca facendo dei turni ma senza troppi problemi. Tu di notte, mentre anche di giorno forse, mentre state andando, ogni tanto ti guardi nell'acqua e vedi che sei pitturato per metà faccia di nero. Con un disegno. Nero e basta. Ah. Un disegno della tua maschera in negativo sull'altra metà. Quanto è fatto bene? Molto, moltissimo. Ho fatto 26. Grazie. Me lo tengo e mi tolgo la maschera, così ho metà faccia pitturata. Non dico niente a nessuno. E all'alba della mattina seguente approdate dall'altro lato dello stretto. Siete arrivati molto silenziosamente e siete arrivati in un punto lontano dai villaggi di pescatori. Non avete incrociato altre navi e vi siete tenuti lontani da quelle che avete intravisto in lontananza, per cui nessuno dovrebbe aver visto arrivare la vostra barca. Davanti a voi si stendono le propaggini delle terre d'ombra, che già sembrano più inospitali di quanto non fossero le terre dall'altra parte. Perfetto. Non vedete ancora segni evidenti di corruzione, però la sabbia ha un colore un po' grigio consumato, le piante sono un po' più rachitiche di come ve le aspettereste, le rocce sono più scure, il cielo sembra più nuvoloso di quando siete partiti. È un posto di merda. È un posto di merda. Ti dà proprio l'impressione di essere... E davanti a voi non c'è nemmeno una strada da seguire. Io mi affido a Ida pensando che lui abbia già fatto un po' di escursioni nelle terre d'ombra e che sappia dove è il giardino di Giada. Tu sei già venuto un bel po' di volte da questo lato del mare. Infatti senza indugi parti nella direzione del giardino di Giada, da cui siete lontani almeno una giornata di cammino da qua. E già che state attraversando delle terre pericolose, a questo punto facciamo i bei tiri alla dungeon world. Sì, sembra giusto. Facciamo a giorni. Sai, ho voglia di fallirlo perché ha due schiaffi a qualcuno. Ok, allora vabbè, dimmi quando in caso poi facciamo la prima notte. E in teoria dovreste arrivare al giardino di Giada, a sera. Ah, ok. Allora, Kitsune, scegliti un nome finto da mercenario. Che non voglio chiamarti Kitsune davanti ai strari. Tsuneki. Su cosa tiriamo? Potete chiamarmi Volpe. Perfetto. E lo dici tu. No. Va bene. Tu come vorresti chiamarti? Io sceglierò il nome che ho sempre desiderato avere da quando sono nato. Rocco. Franco. No, pensavo al nome di qualcuno che conosco e che mi dà parecchio fastidio. Tipo Umon. Ah. Ma se non ti chiami Shozuru? No. Umon. Umon, va bene. Un nome d'arte, Umon. Bel nome. Sai, bello quando arriverà anche Umon e faremo Umon e si girano lui e l'altro. Esatto. Avrà cambiato nome per allora. Mio caro Ida, andiamo avanti, scopriamo questo terreno. No. Come hai detto, mi chiamo? Ueda. Ok, mio caro Ueda. Scusami, mio caro Ueda. Devo fare abitudine a chiamarvi col vostro nome. Bravo Fang, perché altrimenti questa missione durerà veramente molto poco. A parte mi sa che ma dov'è? Allora, per fare questo viaggio faremo un po' come la Dungeon World, per cui serve il cambusiere, l'apripista, che dovrebbe essere Ida, che è quello che sa la strada, okay, e la vedetta, che è quello che evita eventuali mostri. Allora, il cambusiere in realtà non è neanche necessario perché è solo una giornata di viaggio. Vabbè, in questo momento sì, infatti. Io non faccio nessuno dei tre. E farò la vedetta. No, io faccio l'apripista. Allora,
tu fai un tiro di caccia se ce l'hai, per seguire sì, i sentieri di caccia. Ce l'ho. E pure tu per evitare mostri. Furtività per evitare mostri? No, perché caccia. È per notarli. Ogni tiro ho fatto almeno 2-1. Anche qui, però 16. Tengo 3. 9, 8, 10, 24. Ok. Non uso il Kirin perché qui non ho senso usarlo. Anche perché siete ancora nella parte non terribile delle terre d'oro. Ma al di là di tutto il ritiro su un arco di tempo di 8 ore non ha senso. Seguendo Ida arrivate andando di buon passo perché lui è bello non solo largo di spalle ma alto e robusto, quindi il suo passo è abbastanza rapido. Tu ci stai dietro senza problemi. E verso sera arrivate già in vista al giardino di Giada, che effettivamente è un colpo nell'occhio rispetto a tutto ciò che lo circonda. Iniziate a vederlo già da un chilometro abbondante di distanza, perché nel grigiore totale delle terre che lo circondano è costruito un pezzo su una specie di altopiano ed è verde brillante. E come il palazzo di smaraldo del mago di Oz. Praticamente sì. Quindi da lontano già si vede brillare il verde del giardino di Giada, cosa che vi solleva di nuovo il morale e ricominciate ad andare con passo un po' più rapido. Mm-hmm. E arrivati alle porte del giardino di Giada ci sono dei guerrieri del granchio ovviamente che tengono di guardia il portone che è rigorosamente chiuso ed è di Giada pure il portone. Che li guardano. Hanno trovato una vena di Giada e dice vabbè. Probabile. Me guglioni. Sono preparati, ragazzi. Sono preparatissimi. Ho fatto sul riconoscerti 58. Okay. Ti devo dei soldi. Mi vedono da come cammino, mi riconoscono. Sì, esatto. Vedi che ancora prima che tu sia arrivato hanno già dato segno di aprire il portone. Si inchinano molto. Ida-sama. Io inchino la testa. Nobili guerrieri, grazie per la vostra accoglienza tempestiva e pronta. Dobbiamo essere sempre vigili, Ida-sama. Farò un grande rapporto a mio padre sulla vostra efficienza. Non siamo degni di questo onore, ma ringraziamo la vostra signoria. Lo siete. Siete il baluardo dell'impero in una terra inospitale e ostile. I vostri compagni sono liberi di rimanere quanto desiderano. Grazie. Un inchino da parte di Xiang. Avanti. L'interno del giardino di Giada è un po' meno marziale di come era il palazzo degli Ida, perché dentro si sono dovute mettere diverse realtà a stretto contatto l'una con l'altra, quindi sì, c'è comunque una zona dove è possibile allenarsi, addestrarsi, però vedete che la maggior parte dei guerrieri sta o sui camminamenti delle mura o sta lavorando attivamente al giardino, a riparare qualche cosa. Non sono tanto militari quanto lo erano i guerrieri dall'altra parte, perché questi devono essere sempre pronti qualunque cosa succeda, chiunque arrivi, a respingerlo o ad accoglierlo. E dato che potrebbero arrivare anche plotoni di legionari del granchio, mm-hmm, devono essere sempre con la fornace accesa. Quindi tutto. Per quanto sia vivo tanto quanto lo era il palazzo di Ida dall'altra parte, qua è ancora meno formale di quanto non lo fosse il palazzo. Dentro vedete che hanno fatto è molto più grande di quanto ve lo poteste immaginare, perché è più grosso del palazzo degli Ida. E dentro c'è un castello più qualche casa più bassa. Hanno fatto dei campi all'interno per coltivare almeno il riso. C'è un recinto abbastanza grosso con animali per avere anche carne da mangiare. Ci sono delle stalle con un paio di cavalli. Adesso non abbiamo ancora visto le terre pure corrotte. No. Però c'è già un po' di tenta qui. Più che altro sono solo desolate. C'è della tensione. Senti che gli spiriti sono irrequieti e che
tendono a stare il più lontano possibili dalle cose, a meno che non ci sia qualche punto focale come chiaro. Questo giardino in cui anche gli spiriti si sentono più come tipo proprio agio, quello che abbiamo trovato, esatto. Cose particolari comunque. Se trovi magari il fiumiciattolo, il tempietto nella radura, lì magari qualche spirito lo trovi. Non troverai facilmente lo spirito di una pietra in giro per strada. Ok. Brutto, quello non si vende. A meno che tu non faccia uso di magia del sangue, allora certo. Ce n'è bisogno. E vedi da come lo passa a fil di martello. Passarlo a fil di martello. Sì, è solo per il cromida. Esatto. Sì, esatto. Comunque esatto. Si divertono su Rokugan. Sto leggendo l'incantesimo del fuoco. Si chiama fuoco del globo del sole infinito, praticamente il sole infinito. E viene usato quando viene eletto un nuovo imperatore, questo incantesimo. Ovviamente in una zona di un miglio tutti gli edifici sono immuni al fuoco. E quindi immagino che durante la festa dell'imperatore ci sarà gente che tira palle di fuoco sugli edifici, danno fuoco ai palazzi, danno fuoco alla gente. E Napoli a Capodanno. Ma no. No, però li bruciano gli edifici. E sì, è probabilmente per evitare che qualcuno dia fuoco al palazzo, esatto, dell'imperatore appena... Sì, ma perché c'hanno dei fuochi d'artificio della Madonna. Sì. Cacchio. Se fai esplodere, come abbiamo visto in Warhammer, se fai esplodere, esatto, la polvere da sparo tutta in una stanza, il risultato è abbastanza tragico. Fantastico. Grande tattica è stata. Esatto. Nessuno sta badando troppo al vostro arrivo. Mm-hmm. Stanno tutti facendo quello che devono fare, tranne quello che probabilmente è l'ufficiale in comando, che sta venendo verso di voi, perché quando ha sentito le porte aprirsi si è già scaraventato fuori dal palazzo. Non è in armatura. Non è in armatura. Non c'era nessun arrivo programmato. Quindi gli puzza la cosa. Però vede che sei tu. E inizia a rallentare il passo, però iniziando a essere un po' più ossequioso. E quando vi arriva a portata di voce senza dover urlare. Ida Sama, non ero stato avvisato del vostro arrivo. Comandante, non c'è bisogno di essere formali. Non siete stato avvisato perché siamo in una missione in incognito. Pernotteremo qui, dopodiché nella mattina successiva ci inoltreremo nelle Terre d'Ombra. La missione è legata a un ingresso in incognito nelle Terre del Ragno. Non vi dico di più affinché le orecchie sbagliate non sentano quello che sto dicendo. Non abbiamo bisogno di sapere oltre quello che ci avete detto. Nelle prossime giornate dovrebbero arrivare altre due persone, miei compagni, un Ronin della Gru e uno Shugenja della Fenice. So che nella nostra cultura il clan della Gru non è ben visto. Beh, forse ma vi prego di passare oltre e trattare entrambe le persone con il massimo rispetto. Dopodiché date l'indicazione solo della direzione che prenderemo. Loro sapranno trovarci e gli lasceremo i giusti segnali. A seconda delle circostanze potrebbe esserci anche su Shuzuru. Non so se lo libererà. È bene avvisare, almeno non rimarrà fuori. Corretto. Potrebbe esserci anche uno scorpione. Nel caso specifico non badate troppo a lui. Sarà fastidioso, come sempre sa essere solo uno scorpione. In queste mura la distinzione tra clan diventa completamente irrilevante. Lo so. L'unica cosa importante è che siano pronti ad imbracciare le armi nel caso ce ne fosse bisogno. Ah, quello senza dubbio lo saranno. Le raccomandazioni che vi facevo non erano tanto per voi quanto per il fatto che loro potrebbero non capire. Che qui immagino che uno scorpione non sia abituato a tutto questo. No. E neanche una. No, c'è troppa politica nella loro vita. Non che le finici siano messe meglio, ora che ci penso. Beh, Ida-san. Era Kusei o la guardia? Comandante. Era la guardia. Complimenti per come tenete il posto. Posso vantarmi di avere un drappello di uomini pronti e capaci in ogni campo che gli venga richiesto. Bene, sono molto felice di saperlo.
Se avete delle richieste al mio ritorno da questa missione, me le potrete tranquillamente comunicare e le porterò a mio padre. Grazie, signore. Ovviamente avrete una stanza, cibo e la possibilità di un bagno, se ritenete. Vi chiedo una cosa fuori dalle righe, ma ve la chiedo io. Alloggiateci come se fossimo dei mercenari che hanno cercato ricovero per la notte, ma che domani mattina partiranno immediatamente. Non trattateci con gli onori, so che lo fareste, so che sareste assolutamente adeguati, ma per il successo della nostra missione è fondamentale che si capisca il meno possibile chi io sia e chi siano i miei compagni. Sì, signore. Grazie. Vedi che a questo punto si tira un attimo indietro, si impettisce parecchio. Muovetevi! Da quella parte sono le stanze, andate a pulirvi, rassettatevi, perché domani vi devo spedire oltre il muro. Guardo Ida, guardo lui perché vuol dire qualcosa, ma poi mi fermo perché già sta iniziato lui. Quindi seguo Ida. Esatto. Sì! A questo mercenario servirebbe qualcosa. Cosa ti servirebbe, mercenario? Oddio, ora stiamo mingando. Paio di pergamene. E dove sarebbero queste pergamene? Beh, avranno delle pergamene vuote qui. Ah, da scrivere. Sì. questo mercenario l'avrebbe chiesto prima, ma... A quanto pare siamo stati mandati a ramazzare. Allora io arrivo. Stanze. Onorevole comandante, mi inchino e mi inginocchio davanti a lui. Avremmo bisogno di due pergamene. Il nostro Shugenja dovrebbe scrivere degli incantesimi e dei rituali. È possibile? Se è possibile, mi inginocchio anch'io faccia a terra. Lui è vicino a me? Sì. Inginocchiato. Ok. Io mi alzo prima di lui, Alzatevi, non c'è bisogno di essere così formali, basta che rispettiate l'etichetta e il rango. Allora, vediamo se mi riesce. Quando mi alzo, io per alzarmi mi appoggio facendo leva su Kitsune, e quindi tenendolo giù. Vediamo se ce la fai. Fate un tiro di riflessi contrapposto. Ok. No, di riflessi per vedere se... No, io voglio reggere. Ah, ok. Io voglio alzarmi senza che lui spinga. Ah, allora fai tu un tiro di forza. Ok. Ah, quindi terra, lo fa lui il tiro? Sì. Ok. Io forse è acqua. Strength è acqua. No, stamina, sì. Allora per esistere. Insomma, non voglio andare giù. Forza o stamina? Forza. Vabbè, tre uguali. No, stamina è la costituzione. Qui è forza se vuoi resistere, muscolarmente. E più solo anello? Solo anello. Sì. Fai 10. Non c'ho difesa. Che difesa? Perché difesa da comunque le 18. Arti 18. Sì, riesci a reggere Ida. E spingo un po' su con la spalla e mi alzo. Tutto bene? Complimenti, ti sei irrobustito. Smettete di perdere tempo, il quartier masso si trova in quell'edificio. Se avete qualcosa da chiedere, chiedete a lui. Sì, signore. Sì, signore. Dono. Lo sei. Ok. Come si comportano i mercenari? Come chiamano la gente? Signore. L'etichetta non è... Siamo soldati. Tra l'altro hai la protezione di uno dei kami dell'etere. Che ti ha proprio scritto: hai la protezione di questo kami. A te, Volpe. Oh. Grazie. Grazie, ne avrà molto bisogno. Cos'è, un rank 6? Sì. Almeno di protezione, ok. Certo. Allora anche il mio kami è un rank 6. È no, kami. Kami. Ah sì, è dello stesso kami. È dello stesso kami. Grazie, Rita. Comunque la Volpe non c'è. C'è solo questo mercenario. No? Che non ha nome. No. Ok. No, si chiama Volpe, però è il suo nome. Quindi solo gli amici. No, è un gaijin, lo chiamano Fox. Molder. No. No, sì, dopo, mentre siamo lì, rivisito il mio nome, da dove vengo. Sono del clan dell'unicorno. Un Ronin del clan dell'unicorno. Con disegnata una volpe in faccia. Ma... Beh, perché è disprezzo, perché quelli del clan dell'unicorno hanno preso le terre della volpe prima che andassero nelle foreste. E arrivate all'edificio del quartiermastro e vedete che dentro c'è un vecchietto che ha una quantità di registri, pergamene. Ha un milione di cose scritte dappertutto che riempiono completamente la sua stanza. Un registro per qualunque cosa vada e venga da qui. Capitano, si può chiedere lei? Quartiermastro, buongiorno. Ida-san,
È un piacere rivedervi. Io faccio di nuovo con la testa. 27. Okay. Vi chiedo, per la segretezza della missione che sto seguendo, di evitare i formalismi. Beh, magari dopo aver varcato queste porte. Beh, anche mentre siamo qui. Le creature dell'ombra non sono tutte creature. Un vero sotterfugio va fatto. Le creature dell'ombra a quest'ora ci avrebbero già visto che ci hanno aperto la porta. Siang, un sotterfugio fatto bene deve essere preparato di solito mesi in anticipo. Le creature dell'ombra a quest'ora avrebbero visto che ci hanno aperto le porte con grandi onori. Ma si saranno sbagliati. Tanto vale chiedergli. Ma lui sa, lui sa chi sono. È inutile, è semplicemente... Noi lo diciamo a voce alta. No, certo. Assolutamente. Esatto. Dovrò compilare il registro dei vostri compagni. Senza dubbio. E a questo punto anche del vostro. Senza dubbio. Che prende una delle pergamene da sotto, un cumulo. Una piramide di pergamene. La srotola, intinge il pennello e prende i nomi di tutti. I nostri nomi falsi. Motivo della vostra permanenza nel giardino di Giada. Pernottamento e poi partenza in missione per le Terre d'Ombra. Ok. Segna abbastanza annoiato tutto quello che gli state dicendo. Andiamo a cercare fortuna e gloria. Aggiunge anche questo. Or dunque, volpe, che cosa ti serve? Se fosse così gentile da fornire a questo Shugenja. Un attimo, devo cambiare pergamena. La pergamena delle richieste è un'altra. Riarrotola la pergamena, ne cerca un'altra, la risrotola. Il burocrate. Più tempo passiamo per andare in giro, per me va benissimo. Questo missionario avrebbe bisogno di un paio di pergamene vuote. E una, se possibile, fatta apposta o se ne avete una molto molto lunga. Segna tutto quello che gli stai chiedendo. Manderò la richiesta al magazzino. Aspettate la vostra roba nella vostra stanza. È un onore per questo mercenario avere a disposizione del suo tempo. Gli chiediamo il rapporto del mercato. Why not? Possiamo accettare questo? No. No, questo secondo me è quello che quando sfondano le creature dell'ombra e sterminano la gente, lui è qua nell'ufficio, entra la creatura dell'ombra e fa un attimo, il registro delle invasioni, esatto. Nome, comodico, cognome. La devo avvisare che la mia priorità adesso è bruciare tutto questo in modo che non cada nelle mani dell'ombra. Esatto. Procedo, attenda lì. Hai presente? E col cerino, bro. E vedete il notaio delle 10 fatiche di Asterix? Sì. Cazzo. Con lui. Indimenticabile. Ricordo anche il cuoco. Elefante alle olive. Un toast. Non c'è più niente in cucina. Che grazie. Perché poi Kakunoshi quando va al ristorante. Esatto. Se non avete altro. Quali sono le notizie più fresche da parte degli scout? Soprattutto riguardo i ciuri. Un attimo, riarrotola la pergamena. Che scoglionamento, ragazzi. Va a cercare altre pergamene e ne srotola un'altra. Questo mercenario pensa che questo sia un modo da imparare. Probabilmente adesso saremmo ancora a casa dei Matsu a discutere se tutti avessimo avuto questa, come dicono i gaijin, questa panache. Aplomb. Aplomb. Panache è tutta un'altra cosa. E coi figli di Fuleng che ci mangiavano le costole, però va bene. Pare che i villaggi più vicini siano stati svuotati di tutti gli uomini. Rimangono solo le donne e i bambini. Non ho bisogno che me lo legga lei, mi dia il rapporto. Lo leggo qua. Non avete il permesso di prendere i rapporti? Non lo voglio prendere, lo voglio leggere. Questo rapporto è di proprietà del giardino di Giada, voi siete dei mercenari. Le chiedo scusa, continui con la lettura. Altre cose che sono successe recentemente e che potrebbero interessare la vostra vita da mercenari è che le famiglie Daigotsu e Chuda hanno smesso di discutere riguardo a un piccolo tratto di terra che veniva conteso tra le due famiglie. Forse hanno raggiunto un accordo, forse si stanno preparando a strapparselo di mano. Mm-hmm. Sono anche passate diverse persone
lungo la strada che non si sono fermate al giardino di Giada, che arrivavano da oltre il mare. La maggior parte mercenari, immaginiamo. Cosa c'è su quel piccolo pezzetto di terra conteso? Vedi che vago a leggere meglio che cosa c'era scritto. Pare che fosse il letto di un fiume. Chiediamo anche degli avvistamenti del Matsukai. Non con quell'uomo. Guarda, faccio così. Quartiermastro. Sì. Tra gli avvistamenti e i passaggi degli ultimi giorni, c'era per caso una persona che assomigliava al mio compagno qua? E stringo a Kuseki. Quartiermastro, la curva è con te. Che ha visto? Non esattamente. Aveva dei capelli molto più lunghi. E ci sta, perché se li è tagliati. Grazie, informazione preziosissima. Dove si è diretto? In che direzione? È stato preso nota. Si è diretto verso il castello della famiglia Ciuda. Buono. Hai detto poco. Sì, no. Passiamo qui la notte. Lo davo sinceramente per scontato. Io no. Ho fatto bene a chiedermi. Passiamo qui la notte e poi partiamo? Direi di sì. Vuoi viaggiare di notte verso il castello della famiglia Ciuda? La volpe non ha paura di nulla, potremmo anche farlo, ma non lo farei mai per voi, Kuseki. Sì, immagino che il tuo primo pensiero sia per la mia sicurezza. Ti ringrazio di questo, volpe, ma il mio nome non è Kuseki. Ti guardo perplesso. Oddio, il mio nome è Umon. Ah, e me ne vado ridendo, ridacchiando tra me e me. Sai quella sarà la cosa divertente? Arriverà il vero Umon e diranno: no, ma Umon è già passato. È un nome come Umon. Esatto, ci sarà un'omonimia e la burocrazia si incepperà. E il giardino di Giada torniamo ed è in fiamme, esatto. Ma non perché sono arrivato il creatore dell'ombra. Vedi l'omino, il quarto passo che va in un loop. Aspetti, prendo questo rotolo. Esatto. Aspetti che prendo questo rotolo. Ci sarà una fissa. No, via. Guardi, lei non può esistere, è già passato. Ed era diverso. Va bene, dormichiamo. Io durante la sera... Io dormo e recupero. Prima di dormire inizio a buttare giù alcune parti del rito che i cammi mi stanno sussurrando. Ok. La mattina mi sveglio presto per iniziare a buttare giù l'altro. E salto tutti i preparativi e li faccio fare a loro per iniziare a scrivere la pergamena, quella lunga. Ok. Il pranzo è sia la cena che la colazione al mattino sono molto più spartani di quelli del palazzo Ida. È proprio una ciotola di riso bianco, qualche verdura stufata e poco più. Non c'è sake, viene dato del tè, ovviamente. Non quel tè. Non quel tè. E per ora non ne hai bisogno. Lo metti in un termos. Ma lo teniamo. Si sa mai, non si sa mai. Esatto. Termos di Giada. Potrei passare alla storia dell'invenzione del potente termos di Giada, eh. Esatto. Che lo tiene sempre attivo, no? Non caldo, lo tiene attivo. Lo tiene attivo. Sempre meglio del termos di ossidiana. Ma che cazzo? Bello. Direi che è leggermente pericoloso. E la notte sentite molto più silenziosa della notte che avete passato nel palazzo di Ida, perché qua la notte si ferma tutto in modo da dare la possibilità a chi sta sui camminamenti di sentire qualunque rumore. Quante volte è stato attaccato recentemente? Le creature tendono a tenersi lontane dalle mura di Giada. No, non brucia la Giada. No, chiaro. A contatto con una creatura delle terre d'ombra, quindi a meno che non arrivi qualcosa di enorme, qualcosa di estremamente che grosso, che gli fa male comunque, ma può sopportarlo. Tendono a tenersi lontano, per fortuna.
Da che parte siete diretti? Questo è il capitano. Ah, la mattina mi devono venire a prendere perché se gli devi dire da che parte va. Io faccio l'ultima speranza mentre metto a scrivermi, perché a me è lunga lunga, spero che si dimentichino di me. Per questo posto mi sembra molto sicuro, però immagino immagino che Ida mi venga a prendere, giusto? Nella stessa direzione. Immagino che tu mi venga a prendere se non mi trovi la mattina. Ovviamente. Magari chiediamo. Scrivere e parlare con i cammi mi ha fatto perdere cognizione del tempo, questo mercenario, ve lo seguo. Magari chiediamo prima dove di solito vanno i mercenari, nella direzione dei Ciuda. Beh, considerato il fatto che i Ciuda stanno svuotando i villaggi degli uomini, è evidente che si stiano preparando a una guerra. Allora andiamo direttamente. E quindi non trovo direzione migliore, comandante, che andare verso le terre dei Ciuda per essere arruolati nel loro possente esercito. Se questo è ciò che un gruppo di mercenari effettivamente ha intenzione di fare, non potrò essere certo io a impedire che qualcuno si unisca a un altro grande clan di questo ottimo impero. Grande. Che paraculo, il comandante. Apprezzo tantissimo. Perciò troverete la terra che state cercando a circa 6 giorni di viaggio verso nord-ovest. La mappa scrocchia al collo. Le mani. Beh. Pronti a partire? Pronti a partire. Andiamo. Si parte. Ehi. Prendiamo l'ascensore. Ehi. Vi riaprono le porte. Vedi che c'è quell'unica porta. E è talmente spessa e pesante che c'è un meccanismo. Certo. Che le apre, non sono umani che le spingono e le tirano. Ma dopo tutto i granchi sono anche degli ingegneri per questo motivo. Ricominciate il vostro viaggio verso le terre d'ombra. E qua un tiro ci sta. E qua un tiro ci sta, un altro tiro. Vado. Qua anche con il cambusiere, perché inizia a dover essere gestita l'acqua. Esatto. Non tanto il cibo, che la carne secca dura, ma più che altro l'acqua, che diventa una risorsa sempre caccia importante. Sempre caccia. Tu puoi usare cerimonia del tè se vuoi per fare la cambusiere, perché dosi perfettamente le cose, magari vi date anche un piccolo. Che meraviglia! Sì, sì, ma poi qua. Fammi indovinare, troviamo merda. No, no. Ah. Allora. È vuoto, giusto? Sì. 29. Buono vuoto. Gianni, tira per me, K4 per te. 54. Oh. Ok. No. Non ti conviene far tirare a Gianni per te. No, no, ma io voglio trovare la merda, e per quello volevo far tirare Gianni. Ah, bastardo. 2, 3 e 4. Come cambiosare il primo giorno ho fatto 20, 29, 37, 16, 53. Che non è il primo giorno, è per il per la strada. Allora, e ho fatto 53. E in più la prima notte dove ci accampiamo? Per strada? Lungo la strada. Al primo giorno non avete trovato ancora un villaggio dove io andare. La notte inizio, passo 10 minuti a incidere con il gesso del su una pietra alcuni simboli, a riportarli invocando i kami del fuoco, e lancio, diciamo questo poi quando prende Pix, però la prima cosa lancio World of Fire, praticamente una zona di cosa tenere. 30 metri di diametro una zona di 30 metri di diametro inizia a emettere della un lieve non foschia, ma come il calore, la distorsione dell'aria, della fiamma, perché allora intanto tutte le creature che hanno almeno un rank di taint non possono entrare se non fanno un will contrapposto. Ok. E con più 5 io. E in più quelle che entrano ogni round subiscono 6 danni. Ottimo. Okay. E che iniziano a bruciare. Io nel corso della camminata, mano a mano che siamo andati avanti, intanto c'è vegetazione. Su quella direzione. Allora, non tantissima, perché le piante sono appunto un po' rattrappite e secchette. Okay. Però ci sono delle piante, ci sono anche degli animali, vedete che ogni tanto vedete qualche coniglio, dei daini che... Okay. Cercate di non uscire durante la notte da questo cerchio. Ok, va abbastanza bene. Grande, sono 30 va metri. Va bene, volpe, grazie. 53, cerimonia del tè, per viaggio.
No, dicevo, io lascio ogni tanto sulle piante qualche tacca con il martello per far capire da che parte si deve. Qualche tacca. Esatto. Abbatte un albero, qualche tacca. Io ho fatto 14. E ok, il tuo 53, andate tranquilli, riuscite anche a trovare delle sorgenti d'acqua, tu sfruttando i cami. In modo da trovare l'acqua il più pura possibile mentre proseguite e non avete nessun problema né a dissetarvi, tantomeno sentite il peso. Ci sono animali quindi? Sì. Qui. Rari, non tantissimi. Non come la terra dei Kitsune, ma... Però ce ne sono e non avete nessun problema, non sentite ancora il peso della corruzione che pur non essendo così opprimente già inizia ad annerire i primi angoli del durante il viaggio io mi rivolgo a tutti e tre. I kami sussurrano alla volpe potenti invocazioni. La volpe è indecisa quale seguire in questo caso, forse sarebbe meglio chiedere ai Nue. Sia i kami della terra che i kami dell'aria, che stranamente sono silenziosi o strillano, hanno delle proposte interessanti. Purtroppo questa volpe non è in grado di ascoltare tutti e due. Di chi ti fidi di più? Sicuramente di quelli della terra, ma dipende da quello che potrebbe essere utile. I kami dell'aria parlano di un'invocazione in grado di mascherare le nostre sembianze. Potremmo sicuramente sembrare tutt'altro tipo sia di creature che cambiare la nostra altezza, sembrare più mercenari. E guardo soprattutto Agilixiang, vabbè però i monaci di solito fanno i mercenari, no? O perlomeno mentre i kami della terra propongono... difficile da non ascoltare, ma una protezione immensa contro la corruzione. Considerato dove durata, ci troviamo. Durata limitata, solo qualche ora. E non funziona, purtroppo il loro potere non è in grado di dare questa protezione a qualcuno che avesse già assunto una parte. Detta in termini di gioco, questa qua per 3 ore dà a tutti più 5k5 contro la corruzione. Beh, scusa, La seconda che hai detto. Ok. La volpe ha deciso allora. Dato dove ci troviamo. Io ne approfitto. Provo il magheggio con il mio 53. Durante la notte, quando faremo i turni di guardia, no? Sì. Durante il mio turno di guardia voglio rubare a tutti il coso dei lupi. Perché vuole proprio fare la conversione completa. Visto che non lo ascoltate. Noi siamo dei lupi, guardate, tira fuori. No? Riprendete il viaggio e Xiang vede giusto il minimo di quello che dovrebbe notare per strada. Non sai se qualcuno vi sta seguendo o meno. Meno male che riesci, abbiamo Xiang che guarda tutto e non corriamo nessun pericolo. Che gli dà gli occhi del monaco. Riesci più che altro ad evitare le zone che ti sembrano più già corrotte. Vabbè, quello sì. Quindi le aggirate, magari allungate di mezza giornata, però è meglio non passare in una palude nera, ribollente, sì. Che in mezzo. E più o meno a metà strada di quello che vi eravate preposti, vedete che trovate il primo villaggio. E mentre vi avvicinate a questo villaggio... finisce questa puntata di La Leggenda dei Cinque Anelli. C'avevo un'altra scelta, che era quella di posso purificare le terre d'ombra. Tutto. Una zona tipo di... No, tutto. No, una zona di tipo 100 metri. Però tutti i kami lì... praticamente muoiono e rimane terra brulla e morta. No, vabbè. Mi sembra esagerato. Tanto. Cioè dici, ok, non te corrompe, però... Però è invivibile. Quello che è successo al villaggio a cui state per arrivare lo scopriremo nella prossima puntata di Che è Kagemasu. Quando a sto punto? Che è giovedì prossimo. Kagemasu, giochiamo qui. Solo donne. Ma non giochiamo noi però. Giusto. Giocherete giocheremo degli abitanti del villaggio. Delle abitanti del villaggio. Delle abitanti del villaggio.
Vedremo settimana prossima un po' come funziona, ma sostanzialmente avremo come ospite Gwen, che molti di voi ricorderanno per la prima stagione. Per Maeve. Maeve, quella che veniva rapita dagli spiriti della terra. E che interpreterà Kagematsu, perché Kagematsu prevede che ci sia una giocatrice che interpreta l'uomo e gli altri giocatori che interpretano le donne del villaggio, che devono chiedere il suo aiuto. Evviva! Scopriremo chi è Kagematsu, forse. Scopriremo se è sopravvissuto o se il villaggio è stato fatto a pezzi dall'oscurità, che dalla minaccia che incombe sul villaggio. E scopriremo chi di queste donne riuscirà a conquistarsi l'affetto di Kagematsu. Ma prima di tutto questo, prendiamo Pizza. I Vinks. Evviva! Perciò, uno per la sessione. E lì ci yes. Elemento importante scoperto della storia. Sai che questa volta... Ho mezza pagina. Sì. Ma sono nuovi? Io del tempio del veleno non sapevo una cippa. Ma le non cose... c'è detto niente a noi però. Vabbè, però l'avete scoperto. Abbiamo scoperto... Ah, ce l'hai detto? Voi ho detto tutto. Vabbè, scusa, solo giusto una cosa. Quando ne avremmo parlato, quando... Che punto è della nostra missione andarci? Prima di partire, che avevo detto, la strada del drago è questa. È la strada del quindi non è, non è più dai tizi. Noi pensavamo che fosse dall'altro clan. Dalla famiglia dai Gozzi. No, stiamo andando abbiamo scoperto, perché... abbiamo scoperto che lui, dal quartiermastro abbiamo scoperto che lui si è diretto verso i Ciuda. Sì. Abbiamo scoperto che i Ciuda stanno svuotando i villaggi. Quindi andiamo dai Ciuda, okay. Noi stiamo andando dai Ciuda, ma che abbiamo scoperto delle cose. Beh, le cose importanti che avete scoperto sulla storia sono appunto esattamente dove sta andando il Matsukai, sì, perché esatto, l'hanno visto e vi hanno indicato la strada. E sulla storia in realtà uno dei cami dice la contesa, ma l'abbiamo salvata. La contesa tra le famiglie, dai, cioè il fatto che esatto, Ciuda. Quello sì, anche. E lo svuotamento dei villaggi da parte dei Ciuda, sì. Tre. Ma direi anche cioè sulla storia della tana del drago del daimyo che della famiglia Ciuda o è più personale? Quello è sempre Ciuda. Beh, quello sta intorno alla famiglia alla Ciuda famiglia. Di cui avete scoperto. Ok. Svariate segreti di qualche PNG? No, perché rientra in quello dove è andato il oddio, tipo. La storia di Ciuda direi di no. No. Ma anche perché non era un segreto, andavamo a consultare esatto, sì, i documenti. Sì. Gli svantaggi mettendovi in situazioni difficili, no? Direi di no. No, in situazioni difficili no. A meno che non mettiamo che mi potevano picchiare se mi sgamavano meno. Io mi sono palesemente esposto davanti al padre di Ida. Questo è vero, anche perché tu non puoi mai mentire. Tra l'altro, e lì infatti ho deciso di non mentire. Uno. Quello sì. Risolve un legame con un altro BG, nessuno è morto a causa nostra, direi di no. Lo prende solo lui. Sì, lui. Dicevo lui. Legame con un altro BG, non credo. No, io no. Io no. Nessuno è morto a causa vostra. Nessuno è morto a causa vostra. Ancora no. Esatto. Duello no. Quindi eccetera, no. E alcuni 8. Sì. Quanto costa salire da 2 a 3 in un 7. Anello? In un anello, scusa, in un. Punteggio attuale per 2. Da 2 a. No, nell'abilità? Strength. Nell'anello, mi ha detto. Strength. Ah, nell'anello. Ah, okay. Nell'anello è punteggio attuale per 2. Quindi l'abilità... 4 mi costa arrivare a 3? No. Scusa? È il punteggio a cui attuale. Devi arrivare. Per perché 2. Devi arrivare per 2. Costa 6. Costa 6, sì. Ok. E quindi vado anche a 3 di water e vado a rank 3. Posso chiedervi il manuale? E mi cosa hai detto? 6. 6. Allora, 1, 4. Mentre voi fate i conti di a che rank siete arrivati, io dirò le cose importanti di fine puntata. Ci trovate su fumblegdr.it e su qwerty.it. Se vi trovate a Milano il 14 giugno, venite alla Social Media Week ad ascoltarmi parlare di podcast, giochi di ruolo e narrazione. Ci sarà anche l'ottimo Aldo Fresia, che è il presidente della nostra associazione. Mitico. Preparatevi a venire il 16 giugno a Sesto San Giovanni per il Free RPG Day. Quanto costa? È free e ci saranno ricchi premi e cotillon. In più andate ad ascoltare SideQuest, che è il nostro spin-off ufficiale, e Epoca, che è il figliol minore. Il Epoca Kun. Epoca Kun, di cui trovate 2 stagioni sul sito di FumbleGDR. Più tutte le storie. Più tutte le storie precedenti che hanno portato all'arrivo del podcast.
andate a fare delle donazioni o a diventare soci di QWERTY, trovate tutti i link nel footer del sito. Andate a lasciare delle recensioni. Io non dico niente, ma l'ultima recensione su iTunes è di aprile, quindi vedete voi, mettetevi una mano sulla coscienza se non avete ancora fatto la recensione, andate a fare una recensione a 5 anelli, visto che siamo passati quasi tutti di rank. Giusto. E quella è la protezione migliore dalle terre d'ombra, andare a mettere 5 stelle. E anche, non solo, andate anche ad ascoltare l'ultima puntata di Com'è quel gioco, in cui abbiamo giocato a Mystic Veil, che è uscita venerdì, quindi non ve l'avevo ancora detto. Andate ad ascoltare Mystic Veil, guardate il video della partita. Grazie a Mauro per aver portato, esatto, grazie a Mauro per aver portato Mystic Veil e l'ottima birra che ci siamo bevuti durante la partita. Andate su Casa Kilandil, che è la pagina di Mauro su cui succedono diverse cose, interviste. Succedono cose. Sì, succedono interviste, succedono unboxing. Sei ore di video al Modena Play. Esatto, c'è tutto, tutto quello che gira intorno ai giochi più o meno passa sulla pagina di Mauro. Se volete novità sugli ultimi Kickstarter arrivati, ne unboxa un po' prossimamente, quindi se vi interessa quella parte, e seguite. Bello non fare un cazzo, eh. Ultima cosa. Attenzione che ultima cosa. Vediamo se ci ascolta. Ti spezza, sì, sta guardando il video. No, come ti spezzerà le rotole dopo. Ultima cosa, dato che noi siamo estimatori dei coboldi, la Keizoku Press ha deciso di portare in Italia i coboldi mangiano i bambini. Ah, sì. Grandi. Che è un gioco di Steve Jackson, yes. Che ha un bel po' di anni, di cui adesso finalmente esce l'edizione italiana. Ma è RPG o gioco da tavolo? È un più o meno RPG, è un RPG, okay. Però è un RPG atipico. Da one shot, quindi? No, si possono fare anche delle mini campagne. Ok. E si interpretano tutti i coboldi, ovviamente. Chiaro. Beh, quello ho già fatto. Been there, done that. Ma dovremmo riuscire a giocare anche quello molto presto, perché adesso c'è la campagna su Kickstarter, andate a vedere... E a proposito, andate ad ascoltare l'ultima puntata di Coboldi. E andate ad ascoltare l'ultima puntata di Coboldi. Yes. C'è un sacco di roba da ascoltare. Praticamente sì. Noi ci sentiamo settimana prossima con un'altra puntata di Fumble, sempre nel mondo delle leggende dei Cinque Anelli, ma su che cosa è appena successo in questo villaggio a cui i lupi stanno per arrivare. Noi stiamo guardando, c'è ancora il green screen perché non sappiamo cosa è successo. Esatto. La fog of war. Esatto, la nebbia che avvolge il villaggio. Esatto. A settimana prossima, buonanotte e buone botte. Così. Grande citazione di MTV degli anni 90. Mamma mia, programmone. Quanto siamo vecchi. Ciao. Ciao. Ciao.